merda. Ehi, uomo focaccina. Sì, scusa, ero un attimo. Stavo sistemando una cosa, stavo mandando la notifica su Discord. Adesso, prima di iniziare, volevo fare una delle mie solite prove per imparare cose nuove. Mi si sente? Bla 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 bla. Sì, funziona tutto. I'm back, bitches. Ciao, Franet. Volevo fare una prova perché ho visto che la versione di OBS griffata Streamlabs, cioè quella che sto usando ora, dovrebbe avere un controllo remoto tramite telefono scaricando l'apposita app, che ovviamente non ho ancora scaricato. Andiamo a scaricare adesso al Play Store. Vediamo un po'. Quale sarà? Streamlabs Live Streaming sarà questa. Diretta streaming di Twitch e YouTube con ribaltamento. Oddio, che traduzione è? Cosa vuol dire? Gli avvisi e i widget. Le live le fa anche bene, tranne per il fatto che ho datato minuti live ne trovo la metà con dei buffer terribili. Ma no, io non voglio streaming, voglio il remote control. Che non so se è questo. Andiamo a scrivere così. Streamlabs remote, vediamo se. OBS remote. No, allora sarà questo. Mi vedi, mi senti? Perfetto, perfetto. Voglio andare avanti con Salt and Sanctuary, però appunto volevo prima vedere sta cosa. E forse questo è un Salt and Sanctuary stream? Eh sì, Afid. Sì, l'ho iniziato venerdì. Sto anche giocando per i fatti miei in realtà fuori dalle live, perché mi sono preso bene, quindi non è proprio una blind run, però insomma il gioco ci sta. È molto bello, divertente, ti fa un po' rosicare, giustamente. E io non so se questa l'app. C'è un eco di merda in questa casa. Io spero non si senta troppo in live, ma a me dà un fastidio. Si sente poco poco, ma è strano perché è una specie di eco metallico. L'ho detto l'altra volta. È come se ci fosse una specie di enorme molla che vibra ogni volta che parlo, no? Non so se per via delle pareti in cemento armato. O che cazzo sia, ma mi dà un fastidio. Ah, prova a installare questa. Impossibile scaricare l'app. Questo è ottimo. È proprio quello che mi aspettavo. Che bello. Fatemi fare una navigata un attimo veloce sul sito. Vediamo se ritrovo il nome esatto. Allora, Streamlabs. Dimmi un po'. Io non voglio fare login in realtà. Vabbè, fammi sto login. No, perché se c'era un modo migliore anche di, al di là che poter dare i comandi della live direttamente da telefono senza dover altabbare o appoggiarmi sul secondo monitor, è una figata. Ma soprattutto, magari c'è un sistema migliore per vedere la chat sul telefono, perché l'app di Twitch è una merda. Si blocca, come la chiudi un attimo per andarsi un'altra cosa, non ti carica più la chat, quindi quando la riapri si deve riconnettere. E chi mi scrive nel frattempo io me lo perdo. Introducing Synapse OBS. Ah, sì, questo ok, lo so. Dov'è la pubblicità che mi spammi sempre del controllo remoto, maledetto? Lo fai sempre vedere. Mo, dove cazzo sta? Forse la posso vedere direttamente da qua. E
l'occhio con gli occhiali non c'è più, non c'è più. Mi sto disworframizzando. Non capisco. Sti un compagno, sti cazzi, questo e quell'altro. Ma se io qua vado su dashboard, la live rimane, no? Ma certo che rimane. Ah, mi rimane anche la chat davanti, ma questo programma è fantastico. È veramente fantastico. Per essere in beta è una libidine, veramente. Allora, test widget, dashboard, API settings, donation settings, account, integration, widget. Poi c'è l'elenco. Poi c'è l'elenco dei widget. Dovrei mettere. Mi rendo conto che il microfono dovrebbe stare in mezzo fra me e il PC, tipo così. Che se no devo continuare a girarmi così per parlare. Dove cazzo. Questi sono tutti i widget, sì, allerte, goal, stream boss, event list, la jar, le label, donation ticker, chat box, viewer count, spin wheel, wish list. Non sei più quello di una volta. Eh no, mi sono cresciuti i baffi, sono cambiato. E sono cambiato perché i baffi hanno preso il controllo di me, sono una specie di parassita. Chatbot, non me ne frega un cazzo. Twitch extension, non mi interessa, ce l'ho già, anzi. Resources, scusale. Ogni tanto perdo il cursore nell'altro monitor. Ok. Changelog, blog, community e supporto, feature suggestion, stream, bla 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 bla. Sti cazzi. Sti cazzi. Sti cazzi. Vabbè, ritorniamo qua in live. Tac. Non sei più quello di una volta. Mamma mia. Mamma mia. Here I go again. Niente, provo a browsare un attimo, però lo faccio da telefono che non ci arrivo con le braccia lì alla tastiera. Voi non sapete in che condizioni. Oddio, l'ultimo sito che ho visto è proprio brutto. Streamlabs remote. Allora, io due parole dovevo scrivere. Ho scritto Streamlabs, ho scritto stemlabs.com perché io ogni volta che faccio lo spazio sulla tastiera schiaccio il punto com e poi anziché remoto ho scritto renite. Ma facciamo che ci concentriamo meglio, io li odio i touch, sono un po' che mi fanno rabbrividire. Non Streamlabs, ti prego. Bravo, Streamlabs, remote control. Cintrol, vaffanculo. Remote.com perché il punto com, ogni spazio devo scrivere il punto com. Introducing Remote Control for Streamlabs 23 aprile 2018, è una cosa nuova nuova. Full power of your desktop app at your fingertips. As uno streamer, non sei un juggler. What the fuck? Non so cosa voglia dire. Non sprecare il tuo tempo cercando fra le tue scene. Rimani presente per il tuo audience e schiaccia un bottone per fare i cambiamenti on the fly, al volo. Think of it as a remote control for your TV. Insomma, è una specie di telecomando. Sti cazzi, va bene. Remote control for streaming. You can now control Streamlabs OBS dal tuo device mobile. Dopo che hai installato Streamlabs OBS e hai scaricato Streamlabs Mobile App. Ah, un bellissimo link al. Ah, è proprio quello di prima che non fa scaricare, vero? Installa. Impossibile scaricare l'app. Siete stronzi, però. Io voglio provare le cose nuove e le cose nuove non funzionano. Non funzionano. Maledetti. Vi venisse un niente, perché l'app comunque, cioè il programma è una figatissima, vi do del tempo, perché non me lo scarica? Madò, ragazzi, ho il 4G una merda oggi, c'ho due tacche su 5, due tacche su 5, una merda. Ma come mi abbaglia la faccia lo schermo del telefono? Oop. Ah, perché oggi avevo messo la luminosità al massimo per vedere una cosa. Così è meglio. Figa la schermata, grazie zio Pera. Ciao Johnny. Hai arrivato un po' di gente, ciao Gobli. Ah, ciao bellissimo, grazie Gobli.
Anche tu lo so, non ti ho mai visto, ma so che sei bellissimo. E Gobli, tra l'altro, è compagno di qualche partita sciagurata, no, forse fighe, non mi ricordo, su Fortnite. Mi sono perso l'evento con Thanos su Fortnite, sono estremamente triste. Comunque, dicevo, grazie zio Pera per i complimenti sulla schermata. In realtà non è tutta farina del mio sacco perché ho preso un tema già preconfezionato che poi ho ricolorato e ho modificato in certe parti. Sto valutando un attimino, a me piace molto l'idea della schermata personalizzata. Però mi sono trovato anche bene nel periodo in cui ho finito di streamare Far Cry 5 e quando ho streamato Max Payne 3 con la semplice webcam a bollino, diciamo il cerchietto, col green screen dietro, che qua non ho, per cui vabbè, e la chat grande sul lato sinistro, che in realtà voi la sinistra vedete qua, che sfuma in trasparenza. Mi è piaciuto anche lì, per cui ho deciso che magari cercherò di settarmi due scene. Sti cazzi, solo per streamare qua delle scene sono 5, ma chiamiamole scene. E una così, con le finestre belle, tutta più personalizzata, che mi piace molto. E magari la dedichiamo di più a, come stasera, no? Salt and Sanctuary, o appunto indie, o giochini. Giochi o che sono indie, quindi si vedono bene anche, non lo so, ci stanno anche un po' più in finestrella. Oppure, che ne so, se avevo fatto anche l'esempio, se devo farmare tanto, se sto farmando su Albion Online, che ne so, se è un gioco così, un gioco in cui non dovete necessariamente vedere o cogliere ogni singola scena, movimento, o immergervi a schermo intero in quello che sto facendo, allora ci sta bene qua. Viceversa, se devo fare appunto dei let's play, tipo dei full walkthrough, tipo Max Payne o Far Cry, che sono comunque giochi AAA con cui è bello anche immergersi in quello che sta succedendo a schermo, si può mettere lo schermo grande. Qui sono, diciamo, in trasferta col portatile, per cui non ho il green screen, non ho giochi AAA perché il portatile è poraccio, ma neanche a pedalarli accanto per dargli un po' più di potenza ce la farebbe. Niente, volevo scaricare quest'app, ma tutti dicono bella, bella, molto utile, bella, 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 però io poi schiaccio su scarica e mi dà errore, quindi sti cazzi, sarà per la prossima volta. Peccato, ci tenevo tanto a provarla. Ci tenevo tanto perché la chat dell'app di Twitch mi fa cagare al cazzo. Mi fa cagare al cazzo. New Goblin che tira fuori il suo stemma da servo dell'Orda. Cioè, il problema è questo: io apro la chat sul telefono e mi si collega ora, anche se l'avevo già aperta prima. Quindi tutta la chat che avete scritto mo la vedo perché ce l'ho adesso sul monitor, sul PC. Poi non la vedo più, quindi devo tenerla sempre aperta sperando che non si impalli, perché oltretutto si impalla pure ogni tanto. È un po' una merda, è un po' una merda. Devo dire che Twitch è una piattaforma buona, ma un po' incasinata, eh? Per tanti aspetti io la trovo un po' incasinata. Credo che possa fare molto di più, molto di più. La trovo incasinata anche a gestire le impostazioni, ne parlavo oggi con Kate mentre la riportavo a casa. Che io ogni volta che devo cambiare l'impostazione di Twitch, ogni volta mi sembra di partire all'avventura perché non è intuitiva come piattaforma. Ci sono innanzitutto due tipi di impostazioni, quelle diciamo del profilo personale che avete anche voi, no? C'è tra l'altro una bellissima area che secondo me in pochi conoscono, che proprio riguarda le notifiche, e praticamente compare un lungo elenco di tutti i canali che abbiamo followato, no? E da lì permette di selezionare non solo se avere le notifiche o meno di quando questi vanno in live, ma anche di decidere che tipo di notifiche avere. Quindi se avere solo le notifiche via mail, sull'app del telefono, bla 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 bla. Ed è molto figa, io stesso non l'avevo mai vista quella schermata. Ci sono finito per caso, è molto bella. Franet è subscribed, non avevo visto, scusami, perdonami, perché non ho le cuffie, quindi non sento le cose che arrivano. E sulla chat che vedo lì, non mi dice un cazzo, l'ho letto ora perché la figata di Streamlabs è che la schermata della live in alto ti mette praticamente la dashboard, cioè quella roba con gli ultimi eventi che di norma io per leggerla dovevo andare sul secondo monitor, aprire il browser e vedermela sul browser. Invece così c'è tutto riassunto in una schermata. Il mio problema è che qui il secondo monitor che ho è 7 pollici, è grosso, è poco più grosso del mio telefono. E quando sposto questa bellissima schermata con la chat, con tutto riassunto, la live, la dashboard, insomma, gli ultimi eventi, eccetera, eccetera, sposto su quel monitorino lì, cosa fa? Mi fa vedere tutto meno che la chat. La chat si chiude perché non ha una risoluzione sufficientemente alta. E quindi sti cazzi. E quindi sti cazzi. Quindi me la sposto di qua, per quello che riesco a vedere, ce la lasciamo qua. Infatti non si vede.
No, Johnny, no, 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 non ci... Ah, ecco, beh, insomma. Vabbè, grosso modo, ci possiamo anche stare così. Questa la mettiamo. Non sentite il gioco, vero? Non si sente il gioco. Ah, questa volta ho comprato la prolunga del cavo audio, per cui faccio questa volta l'ultima modifica, l'ultima volta che faccio questa modifica, poi d'ora in poi l'audio si dovrà sentire sempre. Sempre, 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 senza che stia a fare menate. Che poi sti cazzi, la prolunga del cavo audio che ho a casa. Però sulla sinistra non si vede la chat. Perché c'è ragione, non la carica. Tegerasun, anche a ti. Ma anche l'altra volta c'era stato lo stesso. Ma neanche i follow recenti si vedono in realtà. Come mai? Ah, mi ha oscurato i widget. Ma così è peggio. Cioè è peggio, nel senso, compare altra roba, ma non... questo è il problema delle robe in beta, ragazzi. Questo è il problema delle robe in beta. Chat box. Ma è strano però, eh. Strano forte perché è tutto settato giusto. Ah no, questo vedi. Questo via. Dubbio. Fatemi scrivere una cosa. Test. E non compare. Ma perché me la oscura continuamente? Ma sei stronzo. Io voglio solo oscurare questa. Ah, perché se tu, ma guarda te. C'ha dei controlli un po' barbini. Io voglio oscurare solo. E perché cazzo mi oscura tutto? Oh, ma che stronzo. Sei un maledetto figlio di puttana. Riproviamo. Test. E mi è arrivato anche il bot. Non si vede la chat. Oh, Cristo. Por qua. Por qua. Por qua. Mi tocca ad incazzà ogni cazzo di volta. Puttana Eva, ladra, schifa, bagassa di una bagassa. Non si vede neanche di qua. Allora, intanto mi metto qua così mi vedete bello grande, 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 mentre io cerco di sistemare traffico residuo. Ah, beh, giustamente. La Vodafone mi avvisa che ho quasi finito il traffico di un'offerta fantastica di 20 giga che mi hanno dato in questi giorni, ma poi c'ho gli altri miei. Nel momento in cui passa da un traffico all'altro, boh, potrebbe anche decidere di scollegarmi e ricollegarmi, eh? Questo non ve lo posso dire con certezza, non lo so. Non so come funziona Vodafone quando ti fa attingere da pacchetti di offerte differenti. Oh, che bello! Chi è che fa parte dell'orda? Franet, ma scusa, ma non ti eri già abbonato prima? Io la vedo. Cosa mi sono perso? Adesso mi carica la dashboard. Prima mi usciva che ti eri iscritto, adesso mi esce che ti sei riiscritto per 2 mesi. Vabbè, comunque grazie. Grazie, qualunque cosa sia realmente successa. Non riesco veramente a capire perché non si vede la chat. Non ho fatto nulla io da venerdì, per cui può essere... Può essere un aggiornamento del software, ripeto, è in beta. Un cappello che va per i cazzi sua. Guardate qua dietro. C'ho un sacco di rose io. Avete presente cosa sono le rose? Quando c'avete i capelli che crescono a capa di cazzo. Still, io non capisco perché non si vede la fottuta chat. Allora, l'alert box funziona. Abbiamo appena visto che è arrivato un messaggino e va bene. Vabbè, intanto vi metto l'audio di gioco.
Madò, mi dà un fastidio, ragazzi, essere. Cioè, non essere nella mia postazione di sempre, no? Con il mio fisso, i miei due monitor. Ok. A posto. È strano, è veramente strano. Ci ho messo anni per attrezzarmi come si deve. Mo sono un attimino. Mi ritrovo a ricominciare da capo quasi. Allora. Il gioco, ti prego. Almeno tu coopera. Usciamo e rientriamo. Sì. Allora, qua mi dà le properties. Ok, se me le desse gentilmente anche qua. Grazie. Oh, è così, cazzo, così ragiona. Puttana Eva, ma questo è giusto. Dan. Vediamo un attimo. Non sento un cazzo. Por qua. Quindi c'avevamo due problemi, che io non sento l'audio, voi non sentite l'audio, nessuno sente l'audio. Ah no, ora lo sento. Ora lo sento. Ah, perfetto, lo sentite anche voi. Oh, figa, una cosa positiva. Una l'abbiamo risolta. Una l'abbiamo risolta. E vabbè, questa era easy, questa era easy, perché questo lo sapevo che avrei dovuto ritoccarlo e vabbè. Ma la chat, esattamente. Perché? Perché non si vede? Voi me lo sapete dire? No, ma che domande, come fate a saperlo voi? Innanzitutto, chatbox frame. No! Ti prego. Gesù. Gesù. Dove cazzo? No, non è quello che dovevo fare. Vabbè, comunque non è questo il problema, a quanto vedo. It's not the fucking problem. Vabbè, andiamo a vedere queste proprietà della chat, vediamo. Widget type chatbox. Qui non c'è neanche da mettere URL o robe strane, nel senso è tutto fatto dal programma in automatico. Non funge. Può essere che abbia un problema a Streamlabs in questo momento, visto che non riesco né a scaricare l'app dal Play Store, né riesco a visualizzare la chat. Nell'area delle notifiche, perché capiamoci, non si vede nemmeno il follow recente, le donazioni recenti, la donazione top. E qui non sono con la versione normale di OBS in cui devo inserire un URL specifico per caricare queste cose. Qui sono nella versione di Streamlabs e si preleva in automatico i dati per queste cose. Non sono io a dovergli dire, guarda che devi prendermi la chat da questo indirizzo particolare. Gli dici, mettimi la chat, il login sul mio canale Twitch è già fatto in automatico, sa già dove prelevare questi dati. Per cui se non funzionano tutte queste robe qui, onestamente, mi verrebbe da pensare che sia un problema di Streamlabs. In realtà lo potrei verificare andando un attimo su Discord, ragazzi, ha preso piede di brutto. Tanto è vero che appunto ogni cosa, chiunque ha Discord, compresi gli sviluppatori di Streamlabs. Per cui, andando sul loro Discord, se è un problema comune, c'è di sicuro qualcun altro che ne parla. Se invece sono solo io, sono uno stronzo. No? Questions and solutions. Questo l'hanno scritto l'11 maggio. Supporto. Para. Mi sa che sono io proprio lo stronzo. Ma. Non
Non lo so, 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 che palle. Questa chat non è supporto, anzi, si chiama proprio General No Support. Infatti sono una grande valanga di cagate una dietro l'altra. C'è un ragazzino che chiede come mai non riesco a streamare Fortnite. Che cazzo ne so. Che cazzo ne so. Vabbè, raga, pazienza. Io non so che fare. Non so che fare e ho voglia di giocare. Penso che abbiate voglia anche voi di vedermi giocare. Voi la chat la potete vedere. Io la posso vedere da telefono. Non la vedremo in live questa volta. Mi dispiace. Ciao, Giova. Non mi dispiace, mi sta sui coglioni in realtà, non è che mi dispiace. Avete presente quando una cosa vi sta sul cazzo proprio? In maniera... Ma giuro, giuro che non so, non so che pesci prendere. È tutto settato correttamente. È tutto settato correttamente. Chatbox, proprietà. Tipo di widget, chatbox. Vai ai settaggi del widget. Ma non... Andiamo a vedere i settaggi dei widget, ma non avendo modificato io nulla, non vedo come possa risolvere da qui. Va bene, Franet, buona serata. Ciao ciao. Ma no, ma la chat qua funziona tutto. Io... Facciamo che lo riteniamo un problema temporaneo. Speriamo che, che si risolva da solo. Non si risolve mai un cazzo da solo in realtà. Per esperienza posso dire questa cosa. Mai un cazzo. Giustamente. Facciamo che questo mettiamo qua. Noi ce ne fottiamo. Il cazzo non si dice. Basta. Quante parole ci stai dicendo stasera? E ne dirò ancora tante altre probabilmente. Perché adesso cominciamo a giocare. Ma se io prima non vado qua. Ok, perfetto, ci siamo, se Dio vuole. Ah, can I shall myself? Can I shall myself? If I put the microphone here, I can stay qua. Beh, porca troia! Ah! Bene, bene, che la sciallanza... Quasi mi sciallo ancora un po' di più. Ah. Bene, dunque, si gioca. Sentite tutto? Sì, tutto a posto. Vai, perfetto, tutto a posto, meno la chat. Questa è la partita che sto portando avanti io per i cazzi mia. E devo dire, mi ci sto tantissimo. E questa è quella che abbiamo interrotto la volta scorsa. Proseguiamo da qui. A che punto stavamo? Abbiamo sconfitto la zoccola delle lame, no? È la signora dei sorrisi. Si chiama, ero io che la chiamavo a caso. Però effettivamente ha più lame che sorrisi. I sorrisi li apre sui volti degli avversari, evidentemente. Proseguiamo. La trappola. Just in fucking time. Ciao. Vieni. Mi piace che il one shot sia rimasto. C'è questo qua. Scusami. Quello scudo te lo potresti mettere nel culo. Grazie. Gentilissimo. Bene, confondo tantissimo le due partite che sto facendo. Motivo per cui sarebbe meglio se io ne facessi solo una. Ma no, di qua non mi interessa andare. Andiamo giù. Andiamo giù. Oppo. Il gioco puoi metterlo anche in italiano, l'hanno tradotto bene. Ah, è vero che prima c'era la storia della traduzione di merda. È vero, è vero. Chi ci aveva fatto il video Yotobi, mi ricordo. Io penso di aver conosciuto il gioco con quel video di Yotobi. Oh, Yotobi. Vieni qua. Trappolina. Spada blinfata. Ok. Aia, sei un pezzo di... quando schivano così mi fanno... Andiamo di attacco pesante, così schivate il cazzo che ve ne frega.
Ma quasi quasi, ma io dico, così la butto là. Ma se continuassi la mia partita anziché partire da qua? Ah! Merda. Porca puttana, sì, continuiamo la mia partita, va che questa... Non so neanche dove devo andare, quindi continuiamo la mia, sono un po' più avanti. No, però sì, dai. Non lo so, cosa dite voi? Cosa faccio? Continuo la mia o proseguo con questa? Accetto suggerimenti. Accetto suggerimenti. Perché non mi ricordo che boss ho fatto qua. Vabbè, a parte il primo degli abissi del cavolo. Poi c'è quel cavalierone, e ok. Poi la tizia dei sorrisi, e l'ho seccata. Qui devo fare... Ah, sì, mi ricordo. Mi ricordo. Qua io devo fare... Proseguiamo di qua, dai, che voglio fare la raccolta delle live di questo gioco. Vieni su, vai. Dai. Oh, ci vado. Scudo di merda, madonna. Devo andare dall'alchimista matto, The Mad Alchemist, che dovrebbe essere in questa zona, alla fine di questa foresta tanto simpatica, tanto carina. Quei pipistrelli, quei fottuti bastardi degli arcieri salterini di merda. Che... Guarda, questo c'è il mio sale. Scusami. Scusami. Vaffanculo il 2D. Quante sberle ho dovuto prendere da... No! Perché non salta? No! Gesù Pino, giuro, non ho sal non m'ha saltato. Curati. Rotola. Ma porca puttana. Giuro, questo è il pezzo più odioso che mi sia capitato di fare. Ah! Ma io detesto questi bloppini. Vaffanculo. Oh Gesù, dove sono? Chi è? Che hai sposto? Ah, questo era lo shortcut. No, curati. Merda. La ridai, puttana Eva. Oh, ma erta palle, muori? Porco Giuda maledetto. Poi non si vede un cazzo qua se non accendi la torcia. Giuro che il gioco è cattivo. È cattivo, è proprio cattivo. Ma sono andato parecchio più avanti rispetto a qua. E questo è tuttora il livello che mi sta più sui coglioni. Più sui coglioni in assoluto. Ciao Kate. Vabbè, tranquilla. È legale mangiare due Kinder fatta là? Sì, è legale. La prossima volta però potresti portarmene uno che a me piace tanto. Lo mangiavo da piccolo, non lo mangio da tanto. Continua con la tua. Se fai la tua, poi non sappiamo come sei arrivato lì. Bravo, Giova. È quello che stavo pensando. Se voglio fare la raccoltina, conviene farla in ordine. Giuseppe dice: continua con la tua. Ah, giusto che io l'ho già giocato per me, vedi. No, preferisco a sto punto. Adesso poi che ho capito dove sono e cosa devo fare, continuo questa. Oh, ciao Lemon, non so quando sei arrivato, mi sono perso quando sei arrivato. Ah, eccoti qua. Sera adesso, ok. Perdonatemi, ma avendo la chat sul telefono e dovendo guardare in giù, cioè o gioco e cerco di non morire, cosa non facile perché ho già metà vita, cazzo, e mi è rimasta una pozione sola e non sono neanche a metà strada per il boss. No, beh sì, più o meno sì, perché è vicino. The Mad Scientist non è un boss particolarmente... Guarda la merdina. Non è un boss particolarmente cattivo, o meglio, è un boss che se gli dai spazio ti fa il culo. Ma porca puttana. Ok. Perché praticamente inizia a piazzare delle trappoline, a evocare questi blopponi, tra l'altro, oltretutto che già sono antipatici di loro. Immaginatevi se vengono evocati da un boss quanto possono essere antipatici. E in sostanza gli devi tirare più palate possibili, semplicemente, il più rapidamente possibile. Perché più gli dai spazio, più lui riempie lo spazio libero della mappa con esplosioni, sorci, blop e robe, insomma, no, sorci no, non è vero. Le monetine, grazie, gentilissimo. No, non salta ogni tanto. Ma perché io ho sempre problemi con i salti? Giuro che non salta. Di nuovo, sono caduto. Regà, non salta. Allora, il tasto funziona. Perché non salta? No, perdonatemi. Stai saltando? Non salta.
Come mai? Non oh, giuro, io da qua non riesco a saltare a sinistra. Cioè, se il tasto funziona, ma se provo a saltare. Non so, mo va. Può darsi che abbia scassato questo pad. Io sono convinto che questo pad sia stato messo a dura prova alla mia prima e unica run di Dark Souls. Messo a dura prova. Perché sì, gli ho fatto del male. Gli ho fatto del male. Ahimè, ah, qua c'è la roba segreta che non so se l'ho presa. No, no, sono figlio di. Non va la chat, Kate, non lo so perché. Ho provato, ho cercato di capire. I settaggi sono giusti, non, anche perché non li ho toccati da quando ho cambiato l'interfaccia. Non lo so. Ho provato anche a scaricare l'app di Streamlabs dal Play Store, no? Per usare il remote control per cambiare scena della live tramite cellulare e non lo scarica. Anzi, mi fate un favore, chi ha voglia, andate a cercare l'app di Streamlabs Livestream, mi pare si chiami. Cliccate su scarica, installa quel cazzo che è e ditemi se vi parte. Che spavento, chi sei tu? Per capire se è un problema mio. Magari il fatto che sono collegato col tethering USB, il telefono non scarica, ma no, naviga, quindi deve anche scaricare. Fucking Streamlabs. No, dai, è un bel programma, però. Non lo so, perché sono passato un attimo sul Discord di Streamlabs e non ho notato gente che si lamentava di questo problema, quindi. Fanculo, state lì, non rompete il cazzo. Questo è balordo perché. Niente, non è balordo. No? A posto. Dai, muori. Ok. Nah! Infatti, jump for. Ma vaffanculo! Ok. Si vede che ho mancato la piattaforma prima per poco, quindi ho cercato di spostarmi un po' di lato per sperare di riuscire ad afferrarla e non è andata come sperato, insomma. Dunque, allora, qua ci sta un blocco. Gesù, Gesù, Gesù. Io ho visto che. Allora, perché voi direte, ma perché non rotoli per schivare? Perché se rotoli ti prende. L'unico modo che ho notato finora è che se lui quando ti salta addosso tu stai saltando, non riesce a prenderti. Non so perché, ma. Ok. Ah, c'è robettina lì, ma non si arriva. Ah no, quella si prende dopo aver fatto il boss. Il boss praticamente è poco più a destra. Solo che noi dobbiamo fare un giro un po' contorto per raggiungerlo. Devo dire, il level design di Salt and Sanctuary è assolutamente all'altezza del primo Dark Soul, che era, cioè, spettacolare. Veramente. Merda. Ah, vedete che rotolando. La rotolata solitamente uno si abitua in Dark Souls che ha quel frame time, quella finestra di tempo in cui sei invulnerabile alla Madonna, e invece questi ti ciucciano l'anima. Streamlabs Livestream mi pare si chiami l'app. È l'unica col logo di Streamlabs comunque. È un faccino robotico azzurrino, una roba così. Cavolo TK spamma quadrato e li rompi evitando anche di. Seriamente, oh, ma queste cose non sono scritte da nessuna parte. Come fa a sapere? Io avevo letto una bottiglia che diceva aiutati col fuoco. Ho acceso la torcia la prima volta, non serviva un cazzo. Oppure non la sapevo usare, io non lo so. Vabbè, vabbè, ok, spammerò quadrato. E infatti non capivo perché dicevo, ma è possibile che questi ti devono intossicare per forza fino al massimo ogni volta senza che tu possa fare niente? Beh, la cosa bella anche di questi giochi è che determinate cose non ti vengono spiegate e se hai la possibilità di giocarci assieme a degli amici, cioè non intendo. Non salta! Non salta, santo Dio! Non salta! C'è un problema col pad? Può essere.
Raga, io sono nabbo, ma non così nabbo da non saltare se devo andare in alto. Non capisco. No. Ok. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. A me l'app fino a login va. Non lo so. Non lo so perché ho tutti questi problemi. Non lo so perché ho sempre dei problemi tecnici. Cazzo, veramente mi girano i coglioni. C'ho sempre un problema. Sempre, sempre, sempre un problema. Ma di problemi stupidi, no? Proprio di quelli che li racconti, dici, ma va, non è vero, è impossibile, cazzo dici, a me funziona. Cioè, come adesso, no? Streamlabs live streaming. Installa. Impossibile scaricare l'app. Riprova, se il problema persiste, richiede assistenza per risolverlo. Io mi sono rotto il cazzo di passare metà della mia vita a parlare con l'assistenza di qualunque cosa, va bene? Ciao, Albisassi. Io vorrei che ogni tanto le cose funzionassero e bastano. Anche mo sta cosa che non salta. Vaffanculo te, tua madre, tuo cugino. Ah, stronzi. Ti prego, salta sempre. Ti prego, fammi questo favore. Allora, gli arcieri possiamo... Pederasta. Vieni qua se c'hai le palle, bastardo. Questi ce li sgusciamo via. Madonna. Se mi butti giù. Torna qua, pipistrello, con il mio sale. Maledetto. Oh. Ti prego, salta sempre. Ti scongiuro. Allora, no, non era. No, non salta! Non salta, santo Cristo! Ragazzi, io veramente non lo so. Non salta, non salta. Arrivo, premo e va giù come una pera. Oh, ma non è possibile. Prova a staccare. Che nervi! Già è un gioco che fa girare i coglioni perché, voglio dire. È sviluppato con questo scopo. No, non è vero. È sviluppato come si deve ed è un bel gioco. Ma non è possibile. È la terza volta che muoio allo stesso modo. E non capisco perché. Non capisco perché non mi parte il maledetto salto. Sempre problemi con i salti. Pure su Warframe col doppio salto. Dai. Vieni pelo più in giù, maledetto. Grazie. Scusate, qua mi salta tutto benissimo, tranquillo. A posto. Rollo, rollo, salto. Merda di... No! Ma è possibile. Io lo odio questo livello, quanto lo odio. Quando l'ho superato con l'altra partita ero l'uomo più felice del mondo. Non sono riuscito nemmeno a capire adesso se c'erano problemi col salto o no, perché sono morto prima per altre cause. Respira, vai, tanto questi giochi sono... Vai, riprova, riprova, riprova. Ma dai. Come li distrai un attimo, pigli schiaffi. Come è giusto che sia. Smettila. Dov'è il cugino? Ecco il cugino. L'altro cugino. Aole. Salta. Salta, colpisci. Salta. Salta, colpisci. Colpisci. Lascia stare l'arciere che rompe solo il cazzo. Schiva la frecciona. Oh, mi segue, mi sta cesando, eh. Va bene, fin qua ci siamo. Rotola, salta, ammazza, prenditi il sale. Dai, ti prego. Madonna. Ok. Fin qua ci siamo. Salta, grazie.
Grazie. Ma non lo so, o premevo troppo tardi. Ma che ne so. Non so perché non ho avuto mai problemi di salti finora su sto gioco. Cioè, nel senso, non è che non sia mai morto per facendo un salto sbagliato, ma solitamente l'input me lo prendeva. Tu, Gigione, io. No. No, no. Oddio, meno male che c'era la piattaforma. Ma mi ha anche avvelenato, ma quando? Quando ha sparato il ruttazzo? Eh no, però se stai lì sei una merda. Qua c'è la porta chiusa. Ah, c'è il santuario. Ah, ma si può entrare anche prima di aver sconfitto. Ah, allora easy, dai. Cioè, easy nel senso che posso fare le run veloci da qui a. Ma io non ho ucciso il pipistrellone che mi aveva rubato il sale. Perché non ho sale? Neva, che male che fa. Vabbè, 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 tanto sono qua, grazie a Dio. Quando ti acchiappa spammare questo che avevo letto, a me l'app fino al login va, questo avevo letto, Abissassi ti avevo salutato, ok, e poi Kate che ci rimane male per le mie morti. Beh, se non altro siamo già qua, questa è una grande vittoria. Ah, il problema è che con l'altra partita, con questa stessa arma, io questo lo uccido con, non so, 4-5 colpi. No, temo che. Ma dai, ma mi intossina subito. No. Ma no, ma sei un. Non me ne frega un cazzo del sale perso perché vabbè, quello si rifà, si rifarma. Come le anime su Dark Souls, cioè, le prime volte che giochi dici, oh mio Dio, ho perso le. Poi in realtà, a parte in rare occasioni che ne perdi proprio tante. Non è mai sta gran cosa. Ma dai. Basta con sta schifezzona. Guarda quanto mi togli. Ma porca puttana, ma come? Stavo mangiando la foglia per curarmi. Mi ha rubato 22 sale. E intanto perdi 200 gold a botta. E questo è fastidioso. Forse dovrei mettermi de delle corazze ulteriori, a parte andare in giro nudo con gli scarponi. Però io mo ti voglio uccidere, voglio capire quanti colpi mi servono. E basta con questa sputazza, c'hai l'alitosi, veramente. Ma guarda quanto toglie. Raga, quanti colpi gli ho tirato? Non lo so. Ci vogliono 2 milioni. Poi magari mancava un colpo, eh. Vabbè, mo la smetto di cercare di fare la combo. Lo punzecchio e basta. Punzecchio rollo, punzecchio rollo. Voglio vedere quanti colpi mi servono. Perché devo capire rispetto all'altra partita quanto sono messo male. Vomita. Oddio, che palle. Guardalo. Ah, alla buon'ora, stronzo. Ma non mi ha dato sale? Mi ha dato un cazzo di sale, mi ha dato. Ui. Questo non. Ah, questo è un colpo basso. Un colpo basso, maledetto. Ah, mi hai detto di spammare 4. Oh, quadrato. 4. Ciao, ciao, ciao. Ah, è vero, avevo assorbito il sale. Ecco perché era sgravo. Cioè, in realtà non sapevo questa cosa. Comunque, questo è il boss The Mad Alchemist, che è quello a cui non devi lasciare spazio, praticamente. Allora, mo ci proviamo. Però nel frattempo. No!
No, non avevo stamina per tornare. Curati, 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 curati. Sono morto mentre si rialzava per l'animazione. Comunque avete visto, in 10 secondi di fight che è durato ha messo due blob, ha evocato dei fulmini e penso abbia fatto anche qualcos'altro. Sì, mettiamoci qualcosa che non siano degli stivali che non possiamo neanche indossare teoricamente. Ci mettiamo piuttosto di nuovo la roba da cuoco, che almeno ci dà qualche resistenzina random. Mi sono messo i guanti da stronzo, un finocchio, senza offesa per eventuali omosessuali presenti, non lo dico perché sono omofobo o per prendere in giro, mi viene così ed è sbagliato, me ne rendo conto. Come quando dico ciccione di merda a uno che mi uccide su Fortnite, è sbagliato lo stesso, allo stesso identico modo. O se dico bitch, no, c'è pure il pipistrello col mio sale. Ah, il pipistrello, facciamo che ci curiamo, facciamo che andiamo dall'alchimista. No, ti prego, no, devo spammare quadrato. No, spam quadrato. No, gira, ho spammato troppo. Ma scherziamo? No, 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 madonna. No, ma sei un pazzo! Muori. Questo non lo devi far respirare, perché lui non fa respirare te. Se tu non fai respirare lui, vinci. Basta. Oh. Ce l'ho fatta. Ciao, Gabriel. Ce l'ho fatta. Prendiamo il luttino. Black Pearl, ma la Black Pearl in sostanza è come fare un level up, avere una Black Pearl. E poi la chiave, la moschi, che penso sia la chiave della moschia, no, del muschio, della porta di muschio, mossa, mica muschio. La moschi, moschia, figa le battute, incredibile, incredibile. Sì, talvolta mi vergogno di me stesso, sì, capita. Perché non, cosa lo ostacola? Oh Gesù, non l'avevo mica visto. Penso non mi ricorderò mai di spammare quadrato quando mi prendo. No, tu guarda, magari un'altra volta. Livelliamo un pochino. Uno. Ancora sono in dubbio. Tra l'altro non ho più segati i salti da quando ho staccato e riattaccato il pad. Poi, non lo so. Dovrei riuscire a farne un altro di level up. Se non sbaglio, qui stavo facendo una build ibrida forza-destrezza puntata all'uso poi di armi come le lance, no? Che l'altra volta avevo sbloccato gli scudi perché pensavo che la tizia dei sorrisi non si potesse sconfiggere senza scudo. Invece, imparando un pochino i suoi pattern, poi l'ho sconfitta così. E quindi ho sbloccato gli scudi per un cazzo, ma vabbè, non è così importante. Infatti avevo sbloccato gli scudi, ecco, volevo sbloccare... No, l'ho sbloccata anche la corazza livello 1 l'altra volta. Buono. Ci prendiamo un altro punticino in forza qui. Sì, ho preso una Black Pearl lì. Ho fatto 3 level up e avevo 4 Black Pearl da spendere per potenziarmi. Quindi sì, le Black Pearl raccolte è un po' come raccogliere un level up. Beh, cos'è stato? Quindi abbiamo... Scusate, si può mettere un altro punto? Io pensavo che riempiti 3 pallini fossero finiti. Si può mettere un altro punto ancora su questi? Ah, e compare il 4? Ah no, si può... Cioè, si può mettere più di... Ma scusate, io non la sapevo sta cosa. Goblin, me la spieghi? Tu magari lo sai? Cioè, fino a quanto posso arrivare? Non pensavo di potercene mettere 4 dentro. Tanto vado a rivedermi cosa scala la mia arma corpo a corpo, perché non mi ricordo. Comunque nell'altra partita arrivato qua io avevo dei talismani molto più fighi.
range aggiuntivo sull'arma a cui l'accoppiavo o attack speed, e sulla lancia sì, avere più range o più attack speed, entrambe cose strafighe. Invece ho trovato questo che cosa cazzo fa? Ah, ma ce n'è un altro. Aumenta l'attack, beh, no, non è neanche male questo. Attack reach, ah, oh, l'ho trovato. No, per il momento non so, però avere più no, vabbè, per adesso va bene così comunque. Questa, dicevo. Poi, Goblin, spiegami perché c'è ancora l'arma barrata. Io non riesco a capire cosa sbaglio. Perché ancora c'è la barra rossa. Non lo riesco veramente a capire. Cioè, ho i requisiti. Comunque, scala sia forza che destrezza con B. Ho preso anche la Great Sword che è... fa un danno della Madonna. Potremmo magari metterla qua, privandoci dello scudo. È un'arma fantastica. La sto usando anche nell'altra partita. Però sono una build quasi full forza. E comunque fa dei danni che sono veramente un qualcosa di incredibile. Di incredibile. Scala S in forza, che penso sia al massimo. E C in destrezza, che comunque non è male. E non a caso mi passa, rispetto all'altra, mi fa 13 danni in più. Che insomma, mica roba da ridere. Credo 4 sia il massimo, però non lo faccio quasi mai perché cerco di ramificare il possibile e raramente arrivo a riempire quelle vecchie. Ciao Giova, buon Teralist. Controlla i requisiti e se hai l'abilità alabarda. Questa la chiama Infantry Poleaxe. Dice classe 1 Poleaxe. Vuol dire che io sono andato... No, non questo. Scusami, eh. Classe 1 Poleaxe, dice. Classe 1 Pikeman. No, two-handed class 1 Poleaxes, Reapers and Spears. Le Poleaxe saranno le alabarde, no? Axe, alabarda, ce lascia. Two-handed class 1 Poleaxe, Reapers and Spears. A me sembra di averlo, di avere tutto. Tanto che qua posso sbloccare il livello 2. Io lo prendo, costa 2, lo prendo. Voglio vedere adesso se ancora mi dà. Ah no, adesso che ho preso livello 2 mi ha tolto la sbarretta. Ma questa però me la chiama classe 1, non classe 2. Sono anche aumentati un pochino i danni. Vabbè, è sparita la sbarretta. Però i requisiti a me pare che li stesse rispettando anche prima. Vabbè, poco male. Open the door. Ah, qua si usa la mossy key. Va bene. Non si vede una cippola qua. Accendiamo il torcione. Soldier's points. Allala, no, questi no. Questi non posso affrontarli con la torcia. Non posso. Così sì, però. Bastardo. Quanti sono? No. Ma mi sono curato! Non mi stava rigenerando la cosa che ho preso. L'avevo mangiata perché me ne segnava 3. Vabbè, poco male, sono qua dietro. 365 sale mi ha rubato. Scusa, io ne avevo 101. Questi ne ho uccisi 2 e danno tutto sto sale. Considerando che li one shot. Magari facciamo una farmatina. Ma no. No, che palle. Balle. E dai. Niente. Mi sono saltati addosso 3 volte di fila. Una sbarra singola vuol dire che la puoi usare solo a 2 mani senza sbarre con una mano. Ah, quindi ora posso usarla tecnicamente con... Sì, ma dice two end. Ah, fammi leggere di nuovo, scusami. Mi ero perso un pezzetto allora. Dov'è che lo diceva two end? Forse non lo dice più adesso. Vabbè, non volevo parlare con te, perdonami, non mi interessa chi tu sia. Sì. Ok. Bravo. Chuend class 2. Vabbè, comunque ho capito il concetto, mi sta bene così. Quindi ora
Potrei mettere Buckler. Quanto pesa? Quanto lento sono? Ah, sono veloce come prima. E se invece decido di mettere, quindi con uno scudo, senza scudo. E la velocità mi sembra la stessa. Ah, mi si sta addormentando un piede. Quindi posso parare. Ma sì, comunque io queste merde le aspetto al varco. Non vengono. Vabbè. Non mi ha saltato di nuovo. Ma l'ho proprio premuto, cioè, ho sentito il tasto che si premeva. È andato giù dritto come una pera di nuovo. Non capisco. Giù secco proprio. Vabbè. Non ha saltato di nuovo. È stato solo un caso che non sia morto. Non salta. Non lo so. Ancora! Non salta, ragazzi, non capisco perché. Potrei provare il tuo pad, sì, ma non so se è un problema di pad. Comunque, se vuoi un consiglio, evita di usare troppo gli spadoni a meno che non sei in gran difficoltà. Sono troppo OP in sto gioco. Vabbè, fa niente. Userò una roba OP. Cioè, per ora sto usando la alabarda e mi ci trovo bene. Allora, salta, ma se... Come va? Come va anche qua? Ma non so davvero se sia il pad, se sia il fatto che è attaccata un hub alimentato, non lo so. Qui mi portava dove? Crystal Motring. Ah, giusto, che qua c'è il bossone. Allora, questo boss nell'altra partita non l'ho sconfitta alla prima run, ma al secondo. Al secondo giro. È easy. Mo vediamo. Tra l'altro, la prima run sono caduto spiattellandomi. Giusto stare attento alla stamina. Magari curarmi anche ogni tanto. Ora. Sono stronzo. Merda, poi la... Ok, easy. Easy. Attento a non premere l'analogico verso il basso, perché se salti mentre è verso il basso il personaggio scende dalla piattaforma, perché è un gioco in 2D. Infatti prima non credo non saltassi, ma lo facevi proprio scendere dalla piattaforma. No, perché non è mai sceso dalla piattaforma. Se scende dalla piattaforma tu dici. Ho capito quello che mi stai dicendo. Tu dici questa roba, no? Potrebbe essere. Mi fa strano che non mi sia mai successo però finora. Però eccolo, sì. Questa cosa qua, dici. A me sembra di premere sinistra, invece... In effetti sto premendo sinistra. Bastardo, e l'angolo è proprio infame. Sì, è esattamente quello che dici tu, Gobi. Esattamente quello che dici tu. Basta che io premo
sinistra leggermente in basso e lui mi prende questo comando. Cazzo, vabbè, quindi mi devo solo abituare che quando salto tendo magari a puntare in alto. Bella, bella, mo capisco. Non giuro, non riuscivo a capire, mi sembrava strano che fosse il pad, però non riuscivo a capire quale fosse il problema. Allora, non so dove andare. Ok, questi ben colati tutti. Su, cosa c'è? Torno Andre. Oh. Sa che ne arrivano altri, sì. Quanti? Dai, merdone. È uno stamina. Non scende mica, eh. Oh, l'ho preso lo stesso. Qua c'è santuario. Ah no, però qua c'è, se non ricordo male. Sì, c'è un... santuario. Ok. Perfetto. Level up. Ah. Level up. Ah. Ah. Perfetto. Tree of skill. Io voglio vedere quanto si può pompare un coso. 5. Basta, 5 è il massimo. Non pensavo, tantissimo. Ma è strano perché tu vedi il simbolino, lo riempi una prima volta, poi vedi tre forellini piccoli, dici vabbè, ok, ci metti fuori i pallini, ma che ce ne possono essere altri due non pensavo proprio. Proseguendo di qua arrivo poi alle pikemen, va bene, questo mi dà destrezza, destrezza. Aspetta, come hai scritto? Ok, a posto. Vabbè, sblocco questo e questo. Vado avanti un attimo, poi qua c'è un altro di forza. E va bene così. E va bene così. Vediamo un attimo se con i sacchetti qua riesco a fare un altro livellino. 250, 500, 750. Quanto chiedeva per livellare? Di più, 2000. 2002, usti però. Non so se ce ne ho altri. C'ho quello grosso. Questo dovrebbe essere quello grosso. Pam. 2000 quasi. 2000 quasi. Muoio? O ci arrivo? Ah sì, questo è solo il droppino e poi basta. Link of Fire and Sky. Vabbè. Aspettiamo che respawni il ponte. Ok. No! Ho fatto proprio quello che cazzo puttana Eva ladra. Che non devo puntare in basso. Comunque che level up li puoi fare in contemporanea senza fare sempre l'animazione. Se hai abbastanza sale vai su level up e premi quadrato per fare più livelli. Boh, non ho capito. Cioè, nel senso, proverò adesso. Guarda, A posto, l'ho ucciso. Tutto a posto, calma, tranquilli, tranquilli. Ho recuperato. A posto, non bastano. Andiamo a uccidere... Torniamo giù un attimo, che mi sa che mi sto... No, vaffanculo. Quello si appende lì, sta là. Sì. E dai. Oh.
Muori. Bastasu. Andiamo giù. Ah, qua arrivano tutti gli altri. Sono semi invisibili quando arrivano, ma abbastanza visibili da riuscire a ucciderli senza enormi problemi. Poi dipende. Andiamo a vedere. Ager's Cavern. Ah, è chiuso proprio. Però c'è il droppino. Tre campane del ritorno che non ho mai usato. Non usavo neanche l'osso del ritorno su Dark Souls. Ho iniziato a usarlo ormai a gioco finito. Non so perché. Forse perché non riuscendo a memorizzare bene i percorsi. Perché, come al solito, un senso di orientamento di merda. E avevo paura di tornare a un falò troppo lontano. Che ne so. No, non so dico. Ah, qua c'è l'occhio. Maledetto lui. Vieni qua. Che penso renda invulnerabile le creature. Madonna puttana di quella schifa. Io dovevo solo prendere sala a sufficienza per livellare e andarmene fuori dalle balle. Mi sono dimenticato. E ora devo andare lì senza morire per recuperare un level up e mezzo. Comunque si farma bene contro questi cosi, o no? Cioè, a me sembra che si farmi decentemente. Dovrei anche dare un'occhiata alle corazze che ho, perché non si può andare in giro vestiti da cuochi. Si può in realtà, ma... Ti prego. Devo andare a recuperare. Culo. Allontanati da quell'occhio. Ecco. Ci mangiamo un panino. Morto l'occhio, è una festa. Ma io non ho ancora... Ok, ora ho recuperato il mio sale. Va bene, non mi pare che di qua non si andasse molto... Andiamo avanti un pezzo, senza rischiare eccessivamente. Ok, questo sembrava un figo, invece un poraccio. Questo... Ok, qui ho paurissima, non so se si aggrappa alla catena, non voglio saperlo. No, no, aspetta, cosa dice qua? Don't jump or beware death. Non so se mente o meno, ma preferisco prenderlo. Parola. Comunque anche i level up li fa... Ah, ok, adesso proviamo il level up in contemporanea che mi dicevi. Andiamo subito, subito a vedere questa cosa. Subito, subito, subito. Sunken Keep. Oh, ma guarda, sono contento che mi hai tolto sto dubbio sui salti perché stavo impazzendo. Poi quando ti succedono ste cose, veramente, non riesci a spiegare. Cioè uno dice, ma no, non è vero, è un nabbo. Sì, tecnicamente è una nabbata, però... Cioè, bisogna provarla per capire. Basta veramente inclinare di poco in basso mentre punti a sinistra o a destra per non fare il salto. Ed è una cosa abbastanza antipatica. Però non mi era mai successa, forse è la posizione in cui sto giocando ora che mi fa premere in modo leggermente diverso, non so. O magari mi è successo raramente, non ci ho fatto troppo caso. Ah, era sotto. Qua. Mi ha detto di premere quadrato. Level up. Ah, ecco cosa cazzo voleva dire X. Cioè.
Ah, ho premuto. Ah, mi dice 24. Ok, va bene. Ok. A posto. No, non ho fatto il... Ah, del level up. Va bene. Va bene. Tu dici che preferisci ramificare, ma io non saprei cosa, dove, quando ramificare. Cos'è questo? Gain additional energy potion. Non ho neanche mai preso l'energy potion. Però prima, bla bla bla, fino a classe 5 di Pikeman ci voglio andare. Beh, tanto qua. Gusti costa 3. Endurance. Equipment load. Sto andando straleggero, per ora va bene così. Ci fermiamo così. Buttiamo un occhio di qua un attimo in alto a sinistra, ma mi sa che torniamo dove già siamo stati. Quanto mi stanno sui coglioni questi qua. Oddio, non li avevo... No, non li avevo visti. Merda. No, ma come ha fatto a prendermi? Oddio. In che senso morirei? Non ho capito. Non so a cosa ti riferisci. Mi sono anche grattato le palle in diretta, non so se... Se si è visto, se è nell'inquadratura. No, non è nell'inquadratura. Potevo non dirvelo allora. No, mi sono grattato le palle due volte. Ah, smettila. No. Ma cosa? Guarda sto stronzo. Eccolo. Maledetti arcieri e le loro mamme. Ma dai. Mo c'ho l'ansia dei salti. Non ce l'ho avuta finora. Ora di arrivare a one shotarli questi qua, perché veramente arrivano le bestiacce qua. Qui si aggrappa. Ah no, c'è la scaletta. Ah, sono arrivato da... ho capito. Allora qua c'è un boss, ma c'è anche il boss è qua mi sa. No, prima andiamo qua. Key. Non so neanche quando e dove come l'ho presa. Ah, l'avrò presa dal mostro grosso che c'era sotto sotto. Ok, siamo qua. C'è un mini santuario. Ah, questo mi viene stracomodo. Stracomodo. Stracomodo perché... Dov'è il... Oddio, mi sono perso. Eccolo! Ma quindi si può andare da lui prima di beccare il boss. Ciao amico, sono venuto a fare due chiacchiere. Da dove mi siedo? Cioè lui è appeso a testa in giù. Vabbè. Scusatemi un attimo. Tu dicevi che si poteva mettere in italiano, ma si può mettere in italiano da qua direttamente. The next time you start the game. Beh, ha salvato, è comparso l'alberello, quindi posso uscire. Ah, dice che ritorno al santuario. Il santuario è qua dietro. Ma basta fare così o devo proprio uscire e riavviare? Devo uscire e riavviare. Facciamo veloce, veloce. Ho tirato una testata al microfono. Solo live di qualità, esatto, Billy Sballo. Esatto. Ah!
talmente di qualità che oggi non funziona la chat in live. Purtroppo non so veramente il motivo. Vedrò di capire dopo. Più tardi o domani, vediamo. Onestamente non lo so. Non so veramente. Beh, salute. Se non mi sono sbattuto di più prima per sistemare la chat, perché davvero non mi è venuta in mente nessuna possibile soluzione, perché non ho capito la natura del problema. Era inutile perdere troppo tempo in live, soprattutto avendo il traffico limitato. Questo. Preferito fare la live, pace. Allora, pagnotta sostanziosa. Bene. Voglio vedere se mi abituerò a questa lingua strana, l'italiano. Da dove vengo io? Dentro e fuori, giù e su e su e giù. Piatto, tazza, ciotola, ecco l'anima di una vedova che rotola. Ti droghi? Ti piacerebbe avere una vista così? Fidati che è autentica, signor sì. Gomito, mascella, bacino, ecco una tomba sul fondale marino. Sì. Non temere e porgi la tua mano, qui c'è proprio un potere non vano, bianco, ardente, caldo, ecco un pensiero di ferro saldo. Ouch. E adesso abbiamo il marchio vertigine, che è molto molto figo. Abbiamo anche il vestito da giullare, volendo. Cerca le pietre sacre troverai. Ciò che seguirà son certo lo saprai. Fato, fede, fievolezza, ecco la calma sotto un'ombra di tristezza. Queste qua. Tu vai, track. E che figatissima, ragazzi. Che figatissima. Nell'altra partita l'avevo già fatto. Molto molto bello. Foglia d'argento. Ok, di qua cos'altro c'era? Uno shortcut. Non andiamo a vedere dov'è, non ci interessa. Intanto abbiamo aperto. Tac. Tac. Vabbè. Eccola. Merda. Ah, ci ho fatto prendere una trappola. Ma sono perso un... Ah, oddio. Il falso giullare. Io ero arrivato da destra la prima volta. Non pensavo che arrivando da sinistra lo beccassi già così incazzato. Porca puttana, mi dai il tempo di curarmi? No, non me lo dà. Figlio di puttana. 2330 sale. È un level up, cazzo. Rutto elevato, sublime. Gusto rotondo. Con quel sentore di more e mirtillo. Cazzo in culo. Ma cosa, era già girato prima che... Io ti odio. Ah, ho recuperato già il sale. Non rotolava perché aveva finito la stamina. Pure. Rotola. No, ho rotolato malissimo. Mi fai schifo. Mi fai schifo. No. Dai, non sei difficile da uccidere. Sei solo... E la cosa? Buono. Ecco, nella prima partita, dopo aver ucciso nell'arco di un'ora e mezza tipo di gioco, tre boss,
più o meno quelli che abbiamo ucciso. Sì, quelli che abbiamo ucciso ora. Il Mad Alchemist, quell'altro prima, questo qui. Mi sono un po' domandato se forse la natura 2D del titolo abbia semplificato un po' il gioco, insomma, non lo so. Poi magari adesso mi becco dei boss fortissimi, cazzottissimi, però questi qua mi è sembrato di affrontarli praticamente con lo stesso sistema, no? Cioè, colpo, rotolata, che se in Dark Soul, porca troia, poteva essere, diciamo, estremamente, comunque, difficile, attivo, no? Come sistema di combattimento, perché è in 3D. Ecco, un gioco in 2D, fare continuamente questa cosa, colpo, rotolata, magari non è proprio il top del top. Però non lo so, è una sensazione. Cioè, sono ben lontano dall'aver finito il gioco, dall'aver visto tutti i boss. Dove cazzo stava il falò? Non mi ricordo più. Mannaggia a me. Stai vedendo un album fotografico, non una live? Ma lagga così a tutti, io solo a te? C'ho più segnale di 4G ora di prima. Someone give me feedback, please. Qua è il boss, non può essere qua. Dove cazzo stava? Da, non mi ricordo mai una sega. Vabbè, andiamo avanti. Se perdo... perdo una botta di roba. Ma prima andiamo sotto. Le robe, il vestito di ametista. C'è uno stronzo lì. Lo scudo, lo stronzo. Merda, mena tanto lo stronzo. Ma siete matti? Volete uccidermi? Gobli si è appena abbonato a Twitch Prime per 3 mesi consecutivi. Grazie, Gobli. Boh, beh, tu non puoi parlare per gli altri, in effetti. Però se gli altri non parlano, io non so. Se sto fermo sulla scala non dovrebbe uccidermi nessuno. Perché, vabbè, ma cosa posso fare io? Anche se lagga non posso farci un cazzo. Posso solo... posso stare col telefono così, sperando che prenda più 4G possibile. C'è un tempo di merda. Cioè, stamattina, quando io e Kate ci siamo svegliati, non vedevo il condominio dall'altra parte della strada. E non era nebbia, erano nuvole basse. Scherziamo. Questo è un buio, veramente buio. Ah, vabbè, non ci posso andare qua. Sala rossa delle gabbie. Sono ben contento di non doverci andare. Torniamo al passo dei banditi. Bandit Pass. Mi fa piacere che mantenga i nomi originali. Beh, in realtà, perché è più facile che a riscrivere col font figo tutto quanto. Ala di teschiostrello, santi Dio. Ma... dico... ala la 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 la... porca puttana Eva ladra. Che sberlonzola. Che sguandrappola che mi sono preso. È vero, qua ci sono un botto di trappole. Devo stare attentissimo. Guarda qua. Ma queste sono tutte frecce però. Mi pare che se... anche questa. Mi pare che arrivi dopo. Ok. Chiave di bronzo. No, e tu cosa mi guardi così?
No, io no, 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 io stavo schivando. Così nel dubbio, eh. Beviamo un po'. Non venire qua. Ciao, stronzo. 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 Sono messo di merda. No. Meno male che no. Ma non le vedi le trappole? E uno dice sono trappole. È normale. Vaffanculo. No, ma qua forse ci sono già stati. C'era solo del loot. Ah, ok. Forse ora sbucchiamo in alto. Forse sopravvivo. Con tutto il sale che ho in corpo. Sì, ma io conosco questo posto. Però non mi conviene andare a destra. Assolutamente no. Non subito. Ah, una cosa la posso fare. Posso andare qua. Che la chiave di bronzo penso per questo. Sì. Qua c'è del loot. Bricolla? Cosa cazzo è una bricolla di sale? Mai sentito in vita mia la bricolla? Perché cosa c'è? La tracolla e la bricolla? La tracolla la metti a tracolla, la bricolla? Merda, quanta vita ho perso. No! 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 Ma non si vede un cazzo, non li vedevo i nemici. No, 10.000 di sale è troppo. 10.000 di sale è troppo. Devo stare attentissimo. Dai, potevo ucciderli uno per uno, piano piano. Trappola l'abbiamo schivato. Schiviamo, non facciamo i fighi. Da questo, ma questo non si può prendere. Vaffanculo. Vai, cazzo. No! Ma come si butta? Ma non lo sapevo! No, e mo mi faccio ammazzare i pipistrelli qua dentro? No, Cristo! Perché si butta se salti? Vaffanculo. Che situazione di merda. Ecco, mo voglio vedere come lo riprendo qualcosa. Se questo continua a far così. No, questo ce la faccio. No, non sapevo che saltando si buttasse in automatico da qua, indipendentemente dalla direzione. Stato per me è fonte di grande spavento. Dobbiamo recuperare il sale. Non è lontano da qua. Però con 10.000 sale quanto sarà resistente quel figlio di puttana adesso? Allora, uno per volta. Santo cielo. Ma io non ci posso credere, ma non ci posso credere, non ho potuto neanche rotolare mezza volta, ero full stamina, ho perso 10.000 sale. Ah, che cazzo vuol dire quando non puoi fare niente? Che nervi. Ah. Una rotolata devo fare, vaffanculo sta balestra di merda. Porco Dio. E 10.000 sale buttati così. Vaffanculo. Sto cazzo di cosa, arriva o no? Oh. Buongiorno. Che cazzo, e se salti si butta. Madonna di Dio.
Sto sbroccando, eh. Sto sbroccando tantissimo. Porco dio infame. 10.000 sale ho perso. Giusto perché prima dicevo, ma se perdi un po' di sale, un po' di anime, non è un problema, ti ci abitui, ci sta, le rifarmi, sì, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, porco dio. Che cazzo vuol dire? Ma porca puttana, ma non è possibile una cosa del genere. Ma devi avere la possibilità di reagire, Cristi Dio. Cioè, ma ha tolto tutta la vita con quattro colpi in sequenza senza che potessi reagire perché non prendeva i comandi. E l'istante che mi allontano per prendere, l'istante in cui attivo la cura, mi tira un'ascia che vaffanculo sta balestra, porco Dio. Buono. Il pipistrello è morto, ha fatto la fine che si meritava. Non toccare il tasto salto, Dio povero. L'ha colpito con la cazzo di... Ma io non ci posso credere. Siamo colpiti assieme poi con quest'altro. Ho capito, un altro colpetto mi bastava a me per uccidere. Lui mi ha tolto tutta la vita senza che potessi fare niente. E mo l'ho ucciso recuperando cosa? Niente. Fate andare al cazzo di santuario, porca puttana. Quanti cazzo ne spuntano da qua. Ce l'abbiamo fatta? Posso andare? Oh. Finalmente. Ma il bello è che io devo venire qua, perché adesso devo andare in una zona che è mille volte più difficile di questo che ho appena fatto. Cioè non ce la farò mai così. È impensabile. Non mi piace tanto in italiano. Mi sono abituato ai termini in inglese e non so se lo tengo così. Vedo grigia. Buonanotte o buon proseguimento, Goblin. Alla prossima. Allora, dobbiamo andare in un posto che è veramente infame, per cui questi mi devo abituare a non stare a ucciderli tutti, perché sennò... Oh, il salto che t'acchiappa così, anche quello dei blob è uguale. Non è schivabile con la cazzo di rotolare. Mi devo mettere in testa che questo non è Dark Souls. Funziona in modo diverso. Ma no, che cazzo fai? No, salire sulla scala. Ok. Tac. E mo si entra qui. E qui è dove sono arrivato con l'altra partita. E sono cazzi. Io vi dico, sono cazzi amari. Lo scoprirete presto perché dico sono cazzi amari. Se non conoscete il gioco. Il problema maggiore non è questo. Questo è più grosso, ma non... Bastardo che mi fa andare lì. Così arrivano pure i teschietti malefici. Allora, tiriamo i teschi. Questi sono tipo la versione più cacacazzo dei pipistrelli.
La difesa dei pipistrelli, questi fanno male. Ma cosa? È andato via, ma arriverà quando meno. Ma non c'è qualcosa che non va veramente col pad. Non stavo puntando minimamente in basso. Anzi, stavo puntando così. Ah, devo starci mega attento a sta cosa. Allora, questo andiamo lì subito, perché antipatico pure lui. Ah, questo muore da solo. Vieni sulla trappola. Queste, fa male. Ok, adesso ci sono altre bestie da seccare. Sì. Aia, sono antipaticissimi da colpire. Ok, qua su c'è altro, no? Qua c'è una trappola. Questo è chiuso. Va bene. Oh, grenado. Qua sotto c'è altra roba. Vado. Qui destra, ma va. Anello del fuoco di Impen. Vediamo un po'. Nemo? Devo morire? Ah, vediamo se sopravvive. Sopravvive. Ok. Potevo morire malissimo con questo coso. Ho paura a saltare lì. Non ci provo. Poesia di un soldato. Penso siano benedizioni per le armi. Quello è un tizio buono? Cioè, ci posso parlare o mi attacco? Penso che ci posso parlare. Ce l'hai fatta! Ah, questo è il guerriero che voleva entrare nel castello. Guarda questa vista, sbalorditiva, non è vero? Ho sentito che c'è un ladro da qualche parte con ciò che sembrava essere una runa particolarmente utile. C'è anche quel drago fastidioso, bisognerebbe proprio ucciderlo. Ti sei mai chiesto dove sbucano questi edifici? No. Chi ha costruito questo castello? Ha un padrone? No, no. Parli ancora? No. Ok, posto. Quindi questo è il mega shortcut, suppongo. Vabbè, una sbirciatina. No, non voglio dare una sbirciatina. Non vorrei mai che scopro il drago prima di... Ma questo torna su prima o poi? La catena si muove. A scatti però. Si muove, poi si ferma così. Si vede che è lontano lontano. Dai. Oh, ma questa è una cosa bellissima. A parte che ci sono questi pezzi di merda. Va bene. Va bene. Questo è un bellissimo shortcut. Non avevo trovato in un'altra partita. Mi sto raggiungendo. Cioè, mi sto superando. Sono già superato. 3000 sale non mi frega più di tanto se dovessi beccare. Madonna. Madonna, la cattiveria di questo. Aia. Mantella del cacciatore, guanti al cacciatore. Questo è un set che potrebbe piacermi. Ah, là, là.
Ah, è un sa... Ma tutto ciò è ottimo. Ma è perfetto. Che goduria. Ah, questo è buono. Questo è buono. Sono contento. Sono contento. Non sto mai facendo offerte perché sono un nabbo che non conosce, che dovrebbe. Sto accumulando statue su statue e non le uso mai. Un pugno mazzapicchi, falci e lance di classe 3 con due mani. Vabbè. No, non posso. Non... No, per ora niente. Fai offerta, ma che statua c'ho? 2-2-2-2 di tutto e uno di alchimista di pietra. Per ora no, non sto neanche potenziando le armi, non mi interessa. Allora, io ho preso una roba del cacciatore. Vediamo il giullare cosa fa. Difesa colpo, difesa taglio, rispetto a quella dello chef che comunque non è un granché. Ah, difesa sacro alta, mi sa. No, perché la cuffia di cotta ha difesa sacro sulla più alta. Boh, com'è? Beh sì, comunque ha tanta difesa sacra tutto sommato. Che figo però. Vabbè, no, mettiamo, vediamo un attimo. Tricorno da cacciatore rispetto a quello del cuoco. Ci perde in fuoco e veleno, va bene. Però minchia, colpo e taglio va da 6 e 1 a 12 e 4. Andiamo col cacciatore. C'ho la cotta di maglia. Guante di cotta. Quanto sono pesante? Oddio, pesantissimo. Minghia. Minghia che rollata pesante. Oddio. Se prendo lo scudo non ce la fa. No, vabbè. No, esagerato, esagerato. Mi piacerebbe molto, ma per adesso no. Cappuccio di ametista. Sembra una roba femminile. C'ha le tette? No, non c'ha le tette. Però c'è la gonna. Quella che è rotolata fast. Ma cosa fa? Strano. Ah, difesa arcana alta. Ok, 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 ok. Giacca da furfante. 8, 7, 19, 11, 31 da veleno. Ah, è quella del ladro, del rug. Paradatura da razziatore. E quella da razziatore non è male, c'ha 20 in tutto. Classe 1, armatura pesante. Paradatura in pelle indossata dal razziatore, fornisce una protezione sorprendente. I razziatori sono minacce comuni negli altopiani boschivi del continente di Ascaria, ma molte tribù sono disposte a lavorare come mercenari per l'esercito reale. Vabbè, c'ho altro del razziatore. Quelli del cacciatore. Guanti di cotta sono meglio, ma sono pesanti. Porti anche del razziatore. Saranno questi, quindi. Va bene. Classe 1, armatura pesante, ok.
troppo pesante. Togliamo questo. Ci può stare. Va bene. E andiamo. Qua si può saltare così. Sì. Wow. Ok, meglio non dare spazio ai cazzi di maghi. Sa che qui vado dal boss, ma andiamo a curiosare. Pensate, io con l'altro salvataggio. C'è una tizia. Stavo scannando ai primi piani e invece bastava andare su un pelo, trovavo la santuario. C'è una gnoccola. No, ci posso arrivare solo dall'alto. Se scendo qua. Un altro short. Che mi porta. Oh, buono. Buono, che mi porta dove con l'altro salvataggio mi stavo dannando l'anima. Questo non dovrebbe morire. Usti, mi sono fatto prendere anch'io. Ma che sberla. Full stamina. 2. No. Dio, che male mi ha fatto. Che pelo. Wow. Raggio cocente ho preso, ma non li so, non li posso usare gli incantamenti. È molto buio. È enorme sto posto. No, questo è bastardo. Questo è veramente bastardo. Spadaccino dimezzato si chiama. Come ci vado lì su? Non se puede. Non da qua, non in questo momento almeno. Poi sono un po' appesantito, sento un po' lento il personaggio. Ah, ma è chiuso. Ah, ho capito come si va lì. Oh. Spero di non morire. No. Rondaccia della Fenice. Merda! Merda, merda. No, non sono riuscito a... tornare. Ah, non si può. Oh, cazzo. Vorrei passare da sotto.
Oh, proprio quello che mi serviva. Bella. Chi è arrivato? È arrivato un follow. L'ho sentito. Ciao Giova, tranquillo. È arrivato un follow, ma dalla fantastica app di Twitch non lo vedo. E dal mio secondo monitor non riesco a vederlo perché la risoluzione è troppo piccola e non riesco a vedere. Ma però se facessi Matera non si dice. Carica la dashboard. Quando me la carica, se me la... è follow di Laz. Pensa a te. Pensa a te. Inaspettato. Ciao Laz. Grazie Laz. Allora, at this point, se andiamo su di qua. Io, cioè, speravo di trovare un santuario o qualcosa qua. Giuro che ci speravo, ma non ci credevo per niente. Non ci credevo per niente. È arrivato Luca. Faccio fatica a leggere quello che mi scrivete perché sono appunto in trasferta, settato di merda. E ho buttato via 50 euro in un monitor da 7 pollici che non mi serve a un cazzo perché non riesco a farci quello che vorrei. Non è brutto, ma non... dovrei averlo almeno un po' più vicino. Non riesco a leggere comunque da qua. Devo comprare un'altra ciabatta. Devo leggere sulla chat. Ah, eccolo qua. Ma che ritardo, anzi, inaspettato. Fa piacere. Ma c'è un pavimento alla mia sinistra? O è... no, è più in profondità. Cioè, se io mi butto lì cado come uno stronzo. Mi sta tanto che più salgo e più mi avvicino a questo cazzo di drago. Che poi non è... è sicuro che c'è il boss qua, dai, su via. Non prendiamoci in giro. Sicuro come l'oro. Se non si può andare più in alto è qua. Oh, ecco. Kraken Wyrm. Drago Kraken. Beh, sti cazzi, almeno mi fa un po' paura. No, no. Andiamo. Ma sei deficiente. Ok, però inizio a capire già una cosa importante, che in realtà lo sospettavo, era abbastanza scontato. Il danno da fuoco, porca zoccola, ci vorrà un po' imparare il batter. E ho un'armatura buona contro... ah, ma non posso andare più là. Ma brucia tantissimo. È fuoco. Assolutamente. Madonna di Dio, Carmelo. Vabbè, 3000 sale fa niente. Non penso di riuscire a recuperarli. Ma li potevo spendere qua. Sono un babbo, si potevano spendere in questo piccolino. Cos'è che puoi fare? No, non puoi spendere un cazzo. Ti ridà le pagnotte, fare sparare i nemici, basta. Allora, a me pare che faccia tutto danno fuoco. Poi magari tirerà anche qualche artigliata, non lo so. Però, non ho sbagliato. Se fa danno fuoco, c'è quella del blacksmith, che in italiano, come si chiamerà? Forse non c'era il cappello. Beh. Rutto ASMR. Grembiule da maniscalco, sarà questo, per forza. 101 difesa da fuoco. Dai. Quello mi sembra proprio danno da fuoco. Ma Smith tradotto in manisca... beh, sì, ci può stare maniscalco. E non c'è il cappello da maniscalco. No, perché il fabbro non è che c'ha il cappello tipico. Fuoco 5 7 8 9 0. Ah, giusto. 9, 5, vabbè, 20 non posso metterlo. 4, vabbè, vada per il colbacco da razziatore. Ora sono praticamente ignifugo. Esatto, sì, quello da fabbro, ok. Sono praticamente ignifugo. Non lo so in realtà quanto sono ignifugo. La mia ignifugibilità
qualunque cosa io abbia appena detto, la scopriremo presto. Era di qua il percorso, sì. Prima dovete sapere che ho avuto attimi di panico nel saltare. Poi giustamente un ragazzo mi fa: stai attento che quando tu gli dai la direzione destra o sinistra, siccome è in 2D, se per caso la levetta va un po' più in giù, anziché saltare, si butta giù dalla piattaforma. Io andavo leggermente un po' in diagonale verso il basso e ogni 3-4 salti che facevo non capivo perché il personaggio non saltava, cadevo come uno stronzo. Per fortuna mi ha detto sta cosa, perché io non ci avevo minimamente pensato. Non mi rendevo conto, ma di fatto non è che inclinassi molto verso il basso. Mo che c'è il mio sale, sarà ancora più stronzo. Ah, tira anche le codate, però queste forse dovrei cercare di... Andar range. Allora sì, mi fa male, ma... Ah, la madonna! La madonna! Ok, il fuoco regge bene. Però mi ha tirato, non so, un morso, una zampata, non so che cazzo era. E mi ha fatto male boia. Ma era così cattivo perché c'aveva il sale? Perché al primo giro le zampate non me le tirava. Vabbè, ringrazio il cielo di avere il santuario qua vicino. È già di per sé un'ottima cosa. Vabbè, devo fare qualche try finché non inizio a capire i vari pattern. Però sono contento che ci sia un boss diverso dagli altri, perché il Mad Alchemist, il giullare, forse era pazzo anche lui, non lo so, ma tanto sano non era. La prima guardia, insomma, il cavaliere. Poi cosa c'era? La tizia dei sorrisi e quel bestione Kraken, tipo. Cioè, si sconfiggevano tutti allo stesso modo. Questo è un attimino differente, anche se non mi piace tanto come è stato disegnato. Brusa. Porca puttana. Io mi sento male. No, ok. Così non si può schivare. Come si schiva questo attacco che fa? Lo paro. Ah no, si interrompe se vado dall'altra parte. La madonna, ho rotolato. Gesù. Cioè, ci sono alcune cose che non puoi schivare, non puoi pretendere di schivare rotolando verso di lui, perché non fai in tempo ad avvicinarti alla sua gamba e da lì far partire la rotolata. Se rotoli prima non riesci a superarlo tutto, credo. Non c'era bisogno che io premessi B, non fa niente. Difende bene dal fuoco, sì, ma dalle zampate prendo grandissimi schiaffi. Che poi in realtà colpo e taglio 8 e 10 non è neanche così male, però questo è del razziatore, 15 e 8. Beh, non è malvagio, oddio sì, i guanti non sono granché, cioè non è che sono proprio a zero da colpo e taglio, semplicemente secondo me fa molto male e basta, cioè quello. Ah, non ho visto se ho scudi magari particolari per il fuoco. Questa è una balestra, come si chiama? Balestra di Plotone, gabbia di brandelli. Figa, che difesa che c'ha questa. Pesa l'ira di Dio. Mi serve un altro braccio, un'altra persona per reggerlo. Rondaccia della... Ah, rondaccia della fenice non era un incantesimo, era uno scudo. 100 al fuoco, giustamente, classe 2 però. Quelli che ho io, 76-52, che comunque non è così schifoso. Sono stronzo, però sbagliando come una testa di merda ho scoperto come si arrivava qua. E ora?
Vabbè, facciamo pausa run del boss. Io volevo andare dalla tizia, ma la tizia mi sa che a sto punto la raggiungo soltanto da Dracarys. Ah, vediamo gli anelli se c'è qualcosa che può aiutarmi, che qua sono messo talmente male che... Allora, aumenta il sale ottenuto dai nemici uccisi, vabbè. Riduce l'effetto delle ferite, ok, non è male. Aumenta la tua difesa dal danno arcano. Non penso che mi serva un cazzo di niente. Blocca la resistenza minima ad un terzo della resistenza. Questo io non l'ho capito. L'ho messo solo perché era il quarto che ho trovato e l'ho messo. Poi non li ho più cacati. Vincolo di estrema concentrazione. Esso consente a chi lo indossa di mantenere la capacità di lanciare incantesimi. Oltre non ha le punte di sfinimento. Non mi frega un cazzo, io non li lancio gli incantesimi. Vanifica lo squilibrio elementare. Cos'è lo squilibrio elementare? Ma seriamente? Cosa l'è? Lo squilibrio elementare, vedi? Fuoco e cielo sono elementi potenti. Favorire l'uno all'altro può causare un pericoloso squilibrio elementale. A causa di questo principio, gli accoliti delle magie elementari sono spesso protetti attraverso anelli come questo. Ah, ok. Quindi evidentemente se ti butti troppo su un elemento di una magia ti crea scompensi strani. Ok, ma no, quindi non mi serve a me. Dimezza l'effetto della concentrazione sulla fatica. Mente e corpo sono intrinsecamente connessi, ma coloro che praticano la consapevolezza sono in grado di formare recinti eterei dello spirito compartimentalizzando... Non avevo mai letto questa parola. Efficacemente compiti mentali e fisici. Vabbè. L'anello del fuoco di Impen aumenta la tua difesa al danno da fuoco. Questo direi che ci interessa. L'anello rigenerante rigenera HP. Cicante gemma rossa. Il colorante proviene dalla Roshelia di Cadania. La pianta simile a felce da cui deriva la maggior parte degli impacchi di guarigione. Va bene. Aumenta il sale ottenuto. Ah, c'ho due anelli dell'avidità. Ma allora io direi che il condotto della mente non me ne faccio un cazzo. Aumentiamo la mia difesa al danno da fuoco. Anche la difesa al danno arcano non penso che mi serva più di tanto. Ci mettiamo regenera HP. Vediamo quanto rigenera. Sì, vabbè, sti cazzi. Forse zoomando ancora un po', ingrandendo ancora un po' l'interfaccia, potrei notare una leggera cura. Vabbè, non importa. Meglio di un calcio nel culo. Pagnotta sostanziosa. 4 non mi bastano, comunque devo iniziare a investire per avere più pagnotte. Forse il fatto di aver fatto la partita senza avere divinità mi sta fottendo, perché ho letto qualcosina legata ai patti con la divinità che gli davano delle cose. Forse io, non credendo in nessuna divinità, non posso fare niente, non lo so. Insomma, alcuni di questi patti prevedevano la possibilità di avere più pozioni. Mi fa un po' strano essere arrivato, cioè aver macinato un po' di ore di gioco e avere solo 4 pozioni. Bene, noi due. Testa di merda. Di fuoco. Di lucertola. Bene. Non sto più in qua possibile. E ok. La codata mi toglie più di metà HP. Bene. Questo il resto. Ok. Ok. Effettivamente la mia perplessità sul fatto che i boss potessero essere tutti uguali era una grandissima stronzata. Acqua. Oltretutto mi genera delle reminiscenze dark soulsiane. Antipaticissime, perché il boss che mi ha fatto incazzare di più, pur non essendo il più difficile, poi trovato lo scudo giusto per me è stata una passeggiata, era quel drago del DLC di Dark Souls 1. Non ricordo il nome, possiamo chiamarlo stronzo così genericamente. Ma sono tutti Kraken i mostri. Male che non quello stesso. Ti prego. Ah, arriva anche oltre quel punto.
Ma no, mi fa un male bestia e io non riesco ad attaccarlo con consistenza. La vedo grigia, cioè se gli altri sono riuscito, ormai ci avevo preso la mano e li tiravo giù in uno o due giri, questo la vedo veramente grigia. La vedo veramente grigia perché è ok la difesa al fuoco, ma mi fa un male bestia con tutto il resto. Cosa farà? Colpo o taglio? Tutte e due? Non lo so. Calamit, sì, quello lì. Bastardo infame. Drago di merda. Poi ho iniziato a usare lo scudo giusto. È diventata una passeggiata. No, poi ce ne sono tanti che mi hanno fatto penare. Anche quello lì. Manus? Una roba del genere? Mi ricordo Mano, quello sottoterra dove si potevano farmare le anime a gogo. Non erano anime, sì, anime gemelle, no? Quelle cose che si farmava lì. Cioè, quello era tosto, però... Quella madonna! Non ho preso niente, la mano è già bella con me. Gli tolgo pochissimo. La rigenerazione direi che non serve un cazzo. Rigenera troppo piano. Io cosa posso fare se non mettermi qua con lo scudo? Ah, buono, non l'ho preso. C'ha un bel range il maledetto. No, ma... sbagliato tasto, continuo a confondermi con dall'inizio del gioco fra cambio arma e la parata. Allora ci vuole il tempo che ci vuole per prendere confidenza con i pattern offensivi del nemico. Sto andando meglio, però obiettivamente, cioè, gli ho tolto uno sputazzo di vita e ho fatto una gran fatica. Quindi io vado a farmare robe. Era inevitabile che finisse così. Manus, ok. Era lui. No, mi è piaciuto molto il combattimento, che penso sia non il primo, forse il secondo boss del DLC contro Artorias, perché forse perché è un avversario antropomorfo senza essere un mostro strano e ti dava quell'assaggio che già ti aveva dato il grifone, mi pare, prima, ma ti dava ancora di più l'assaggio prepotente di come ho sbagliato, ho fatto quella roba che dicevo, ho inclinato un po' in basso e si è buttato. L'assaggio di come nel DLC effettivamente i boss siano notevolmente più scattanti, più reattivi, più veloci rispetto al gioco base. Mi ricordo proprio questa cosa. E anche lui non era un boss particolarmente difficile, ma appena lo affrontavi notavi subito un taglio differente, cioè una... lo vedevi proprio come un cavaliere strafigo a cui prestare molta attenzione. Poi se vedi un mostro grosso come un condominio dici ok, sì, ci sta che devo prestare attenzione, figa, e se mi tocca con il mignolo mi smonta. E invece quando te ne becchi, ti becchi un cavaliere non troppo più grosso di te, che è straveloce, stracattivo e tutto, l'ho trovato molto figo. Forse è il boss che mi è piaciuto di più del DLC.
Io credo comunque che se non... non mi metto a farmare un po'... Il problema... posso anche imparare a schivare bene, sicuramente questo mi aiuterà. Ma... devo anche imparare a colpire. Ah, così si prende. Ah, forse ci sono dei punti in cui gli faccio più danno? Ah, ah, che sberle che ti prendi in testa, figlio di puttana. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Iniziavo. Avevo il dubbio che avessi hitbox differenti, bastardo. Bastardo. Merda. Però non mi devo esaltare troppo per questa scoperta, perché mi ha letteralmente one shottato, figlio di puttana. No, vabbè, comunque ci sta. Cioè, in testa gli ho tolto una bella porzione di vita. Ok, 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 okay. Adesso cambia tutto. Non vuol dire che ce la farò ora o nei prossimi 10 tentativi, ma questa è una gran scopertona. Meno male, sono contento. Se non fosse stato così un po' mi avrebbe deluso, perché da un momento all'altro sì, ci sta che cambiano i boss, però figa, non ci sta che prima con un colpo gli tolgo, non so, 2 centimetri di barretta e adesso gli tolgo 1 millimetro. Va bene, va bene. Non tengo d'occhio l'ora, però figa, sono già 10:30. Streamare col 4G. Bah, già buono che funziona. Aia, vabbè, sei un pezzo di merda. Che schifo, merda. Madonna. Non posso stare a metà vita, non basta. Ulla! Francesco! Madonna santa, ma c'è un attacco che mi tolga meno di metà vita? Uno? Dai, non è possibile. No. Preso, ero convintissimo di aver fatto bene. Merda. No. Quando arrivo a toglierli... Allora muoio. Quando arrivo a togliergli vita fino al segnetto, cosa vuol dire? Che diventa più stronzo? Ma se mentre sputa fuoco salti e lo colpisci in faccia mentre gli blocchi il... magari gli blocchi il fuoco e quando cadi non ti... E tu dici che se lo colpisco lui interrompe la sua animazione d'attacco. E quindi quando torno a terra non mi brucio. Cioè, si può provare. Però onestamente non credo che funzioni. Anche perché mi pare che il fuoco, dopo che lui l'ha sparato, l'ha sputato, continui a bruciare per un pochino. Poco, ma continua. Per cui, anche se dovessi interrompere l'attacco, secondo me piglio fuoco comunque. Se dovessi però comunque perdere relativamente poca vita, perché ho tanta resistenza al fuoco, e dovessi riuscire a mettergli a segno ogni volta uno o due colpi alla testa, perché quando salti... No, però con un salto piccolo no. Si ferma un pochino quando attacchi, no? Se fai un salto particolarmente alto riesci a fare 2 attacchi in salto, ma no, così non si riesce. Comunque il punto è, se davvero dovessi riuscire ogni volta a fare un trade vantaggioso, cioè che io gli tolgo un bel po' e lui mi toglie poco, ci può anche stare, però lo vediamo. Vediamo cosa riesco a combinare. E vedi però che bisogna anche capire quando fa quello e quando ti tira la codata.
Oh cazzo. Non lo so, onestamente non me la sento di tentare. Ogni volta lo colpisco in testa fa sta roba, oh. Ma basta, ma fa sempre sta merda. Cazzo, che sberle che mi tira. Oh, lo tocco e basta, lui fa sempre sta roba. Tremendo. E di nuovo, madonna, ma è normale o si è buggato? Cioè... ho fatto una frezzata. Oh, ma lo colpisco e lui fa sta cosa. Basta. Non vai così. Di nuovo. Perché? Aiuto. In realtà a lungo andare così forse non è tanto male. Ancora. No, non mi sono parato. Confondo i cazzo di tasti. Merda. No, 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 stavo andando così bene stavolta. Piano piano, metà vita gli avevo tolto quasi. No, comunque mi viene difficile colpirlo in testa mentre sfiamma. Grazie Giova, 8 mesi, minchia. Grazie mille. Sì, più che altro perché sennò ci mette un secolo. Mi sembra strano che sia un boss sia difficile che lungo. Ci sarà un trick. Sì, probabilmente c'è un trick. E se non... allora, io non posso andare avanti a fare la live ancora a lungo. Sto consumando un botto di traffico. Però, vabbè, ancora un pezzettino andiamo. Faccio ancora qualche tentativo, 2 o 3. E... cosa volevo dire? Provo un po' stasera. Dopodiché... proverò anche per i fatti miei. Se non trovo nessun trick particolare, vado a vedermi qualche guida. Perché va bene tutto, ma un po' è noioso da vedere in live se faccio sempre la stessa cosa. Un po' io stesso mi rompo le palle, per cui... cioè, voglio godermi il gioco, no? Non voglio incastrarmi in un punto per giorni e giorni. L'ho fatto per Dark Souls, basta, mi basta così. Non lo voglio più fare. Non rotola, ho sbagliato. Non rotola bene quando c'ho lo scudo. Rotola malissimo. Devo farci la mano con questi due tasti qua. Così cambio, così paro. Guarda, se rotolo con lo scudo è così. Se rotolo senza scudo... no, non l'ho tolto perché ho sbagliato il tasto. È più veloce così, molto più veloce. Quindi cambio, paro. Ma... in teoria poi dovrebbe essere indifferente parare in una direzione o l'altra. Mi pare che l'abbia programmato in modo tale che
Se tu pari verso sinistra e vieni colpito a destra, il personaggio si gira in automatico e continua a parare. Credo perché, se ho ragione, penso che l'abbia fatto perché dopo aver provato a sviluppare parte del combattimento all'inizio, avendolo testato, si sarà reso conto che veniva un po' un casino, allora ha preferito tenerlo più easy. Credo. Merda, ma va che roba! La Madonna! Ho capito! Fammi passare! Madonna santa! Ho perso un fottio. Però ho notato che lui fa la sta fiammata, no? E se... se io dopo che fa sta fiammata lo colpisco soprattutto in testa, tipo si offende, non lo so, e rifà di nuovo la fiammata. Ecco. Ma mi toglie veramente troppa vita. Troppa vita. Cioè, un qualunque tipo di colpo lui faccia fisico, l'importante è che siano due e sono morto. A questo punto non so se mi conviene... di più mettere un'armatura pesante, mi muovo lento, no, peggio. Allora, il trick potrebbe essere una sua debolezza a qualche elemento, no? Tipo pagina benedetta applicata sulla tua arma aggiunge danno sacro, oppure non c'è nient'altro. Sono le bombe. Sì, la viaggio. Ma non avevo... non avevo degli altri oggettini che potessero... è strano. Pensavo di avere altra roba. Io non ho raccolto cose tipo pagine del soldato, cose con un nome del genere. Pugnale da lancio, campana, patata, corno del richiamo, vasetto del fuoco biriano, esercizio antidoto. Questi sono avvelenati, questi pugnali da lancio. Potrei provare a tirarli in 1-2 e vedere cosa succede. Giusto, se dovessi toglierli tanto, almeno capirei che il veleno gli crea problemi. Ma sono più propenso verso l'incantamento sacro. Mi sa più. Il tipo di danno che gli faccio. Vabbè, che non so se l'hai scritto prima che facessi questo ragionamento. Cioè, il tipo di danno non credo. Poi che possa essere incrementato usando degli oggetti che facciano fare, appunto, come stavo guardando, danno sacro, velenoso o non so che cazzo di altri danni ci siano in gioco. Sì, può essere. Però no, il tipo di danno specifico dell'arma non penso, perché... cioè non c'è un danno specifico segnato, no? Parla genericamente di attacco. Quindi a meno che non si tratti di incantamenti. Questo da bestiame. No, dai, riproviamo così. Non penso che quei coltellini gli possa fare molto, ma. Intanto 1-2 glieli tiro, vediamo. Penso che sia un po' come Calamith. Penso che il succo, Calamity il drago Dark Souls, cioè difenditi dal fuoco con gli equipaggiamenti, schivalo finché puoi, ma difenditi dal fuoco con gli equipaggiamenti, impara a schivare i danni fisici. Cioè i danni fisici non li devi prendere, punto.
quindi non ti devi corazzare contro i suoi danni fisici. Con l'attacco lo schivi anche solo saltando. Non è male, per sapere. No, questo, ma per, vedi, gli attacchi fisici, cioè, il trucco è questo. Devi fare il set da difesa da fuoco e i suoi danni fisici li devi schivare tutti. Fanno troppo male, io sono convinto che anche se, non so, mi corazzassi tantissimo contro i danni fisici, sarei troppo lento per schivare i suoi attacchi di fuoco, ai quali non sarei resistente, quindi morirei per quelli. Per cui credo che la cosa migliore sia questa: armatura leggera per potersi muovere, ma che abbia alta difesa al fuoco e schivare i suoi attacchi fisici. Quindi continuare a insistere finché i pattern dei suoi attacchi fisici non ti entrano in testa. E ma porca troia, e li schivi tutti. Mi sbaglio sempre qualche salto, sempre per lo stesso motivo lì. Lo premo troppo in basso il tasto direzionale. Queste cose una volta, quando sui pad avevi solo le frecce, non succedevano. Quattro direzioni e via. Ieri ero tentato di comprare il mini Nintendo. Poi ho letto una roba dietro la confezione che dice che bisognava comprare separatamente l'alimentatore, e che dice si può alimentare USB, ma Nintendo non è in grado, non può fornire specifiche riguardo a quali apparecchi possono alimentarlo correttamente, bla 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 bla, chiedere ulteriori informazioni ai produttori dei dispositivi. Non so, una scritta veramente strana che non mi è piaciuta per niente. Ho detto no, allora col cazzo, se devo comprare una cosa e già qua sulla confezione c'è scritto che non c'è tutto e che non si prendono rischi o robe strane, no, ma lascia stare, tenetevela. Merda. Ho rotolato la parte sbagliata. Non mi ero neanche rialzato. Non potevo rialzarmi ancora. Però sto iniziando a togliere più vita. Sto iniziando a capire come riuscire a offendere mentre ti offende lui, mentre ti sta attaccando, anziché chiuderti a riccio o scappare. Si riesce ad essere un po' più cattivi, un po' più offensivi. Facciamo un ultimo tentativo, raga, poi vi saluto perché avrò consumato 3 giga tutti per fare questa live. Poi vabbè, c'ho ancora i 9 giga della 3 che non sono curioso di testare, e poi il 23 mi si ricaricano i 12 della Vodafone. Poi se la 3 dovesse funzionare bene, dalla prossima volta che verrò qui non avrò più problemi, perché avrò dai 50 ai 100 giga, seconda della tariffa, che del contratto che deciderò di stipulare, sperando di poter tornare qui, stare qui, di sistemarmi qui il più a lungo termine possibile. Dovessi stabilirmi qui a lungo, vedo grigia, ma è possibile. Cioè intendo per... Ah Cristo, per più di un mese. Basta, fammi uscire da qua. Non riesco a uscire da qui. Merda. Penso che mi porterei il fisso qua. Non potevo curare, mi dovevo curare. Non mi lasciava spazio. No, facciamo un altro tentativo. Sticaz, hai visto le botte che ho preso? I sacrifici sono bassi, però lentamente di saltare più con... Sì, quello che stavo dicendo prima, cioè che sto riuscendo ad essere un po' più offensivo, è questo, proprio legato a questo, che ho visto che in diversi attacchi che fai io posso saltare e colpire. Ad esempio ho notato che anche quando ti plana addosso, prima, non so se ho avuto culo e basta, saltando e colpendo lui non mi ha danneggiato e io sono riuscito a colpirlo. Quindi è proprio un discorso di imparare i pattern offensivi dell'avversario, c'è niente da fare.
ti fa perdere un sacco di tempo questa roba, questo attacco che fa. E poi alla fine della fiera a volte non togli un cazzo, a volte comunque togli poco. Mi sono settato troppa resistenza al fuoco. Se io paro, cioè qua mi ha preso in pieno, eppure non mi ha tolto molto. Troppi di questo. Qua non dovrebbe arrivare a colpirmi, no? Però vado a menarlo io. Lui rifà questo attacco qui. Stavolta mi prende forse. No. Aia. Muoio. Cazzo, ma ci mette un'ora e mezza a tirar su il panino lì. No, no, ci vorrà un'altra volta, vaffanculo. Ormai tiriamo fino alle 11. Non mi devo spaventare quando ho poca vita, anche se ne ho poca, anziché pensare a curarmi, devo aspettare che lui decolli, devo continuare a schivare, tanto full vita con poca vita che non è che cambia molto. Sì, se sono full vita posso incassare un colpo, ma non posso curarmi se lui non decolla, non parte per aria, non ce la faccio, non mi lascia mai spazio veramente. Sì, vedete qua, saltando ho schivato completamente il suo attacco e gli ho fatto male. Ho rotato la parte sbagliata. Cazzato. Ok, qua mi posso curare. M'ha preso sto giro però, con la stessa cosa che prima ero convinto di... Mi stavo convinto. No, e dai. Avevo talmente poca vita che mi bastava veramente prendere un pochino di fuoco lì per schiattare. Comunque non è giusto che continui a perdere monete ogni volta che ti rianimano. È veramente ridicolo. È veramente ridicolo. Cioè, finisci i soldi così. Questa cosa è veramente stupida. Cioè tu provi e riprovi a fare un boss e vabbè, dici una volta che hai perso tutto il sale, vabbè, pazienza, rifai. Ma pure le monete fa veramente girare il culo. Poi un po' lo stesso discorso da rifarmi, però. No, che pirla, ho premuto R1 per attaccare. Come se fosse Dark Souls. Ma vedete che... Ma non capisco. Non capisco, ora mi colpisce. Oddio, ho schivato tantissimo. Ma forse quello che dicevi, che se lo colpisci magari smette di sparare. Spinge via, quindi non ti fa neanche rotolare il merdoso quando ti colpisce con le fiamme. Oh la madonna! Famose ultime parole. Intanto non mi ricordo cosa ho detto. Sono troppo smemorato. Intanto mi scrivete in chat delle cose, ma non mi ricordo cosa ho detto.
e non colgo. Ah, dell'attacco in salto. Cazzo, sì, era successo una o due volte e iniziavo a crederci, no? Poi è successo di nuovo, ho detto sì, dai, funziona così. No, basta. Mi ha punito tutte le volte successive. Che palle. Sto mandando a segno più colpi, sì, però lui mi manda a segno due giusti e è finita. Ma dai! Schivare completamente. Merda. È molto improvviso anche il salto, non riesce ad anticiparlo più di tanto. E l'oro finisce. Cosa? Quando finisce non mi rianima più? O inizia ad andare sotto? Ma immagino che sia percentuale, credo, no? Cioè, costerà sempre meno. Ma oddio, c'ho 2160, ma l'ho pagato. Game over definitivo esce, vi immaginate? Disinstallo, se scopro una roba del genere. Questo ad esempio non era lo stesso salto. Penso che ci bestemmierò molto anche al di fuori dalle live su sto boss, ragazzi. Molto, molto, molto. La resistenza al fuoco ce l'ho. Ok, potrei andare a sbloccare gli scudi un po' più alti e prendermi lo scudo, usare lo scudo cos'è? Non mi ricordo. Fenice. Certo, ho sbagliato direzione. Non ho perso molto. Oh. Dai! Meno male che mi ero sparato la pozione da poco e quindi ha continuato a rigenerarmi. Guardata.
No, no, stavo andando da Dio, gli ho tolto un botto di vita. Così ci vuole una sana pausa, no? Invece se vedi stiamo andando veramente bene. No, la pausa ci voleva tipo quando ho sbroccato prima. Io lo dico a Kate, quando inizio a bestemmiare troppo in genere prendo una pausa. Solo che prima, insomma, la live era iniziata da poco, non mi sembrava il caso. Però i cristoni in sto gioco servono per scaldarti, secondo me. I primissimi che tiri ti scaldano, quando poi ricominci a tirarli di prepotenza stacchi. Per forza. Adesso non mi sto incazzando, mi sto incaponendo un po' e sto iniziando ad ottenere qualche risultato. Però alle 11 stacco, per cui ormai uno o due tentativi. Dipende quanto rapidamente muoio nei prossimi 4 minuti. No, ho premuto di nuovo R1 per attaccare. Non con le Dark Souls, è un altro gioco, cazzo. Errore. Però vabbè, è un errore che non costa tanto perché mi fa poco danno da fuori. Beh, lo posso anticipare e evitare completamente il danno di questa parte. Poi colpirlo frontale in testa. L'ho colpito 4 volte prima che ritornasse a terra, eh. Qua. Forse lo schivo, sì. Ok, via. Non mi ha preso, devo andare di culo. È stronzo col fuoco, perché a volte ti spinge, a volte no. Se rotoli col giusto tempismo, superi il fuoco, altrimenti ti spinge via e dopo non riesci a schivare l'attacco fisico successivo. Questo è stato il giro in assoluto migliore che ho fatto finora. Sono andato veramente bene. Avevo ancora, cazzo, 2 cure, mi pare. Se non 3. Cioè, la prima l'ho usata che il drago era già quasi a metà vita. Sto iniziando a prenderci la mano. Ma forse quando ritorno con la vita, fino alle sacchette, recupero sale che mi ha dato prima.
che ho perso prima. Madonna, sti attacchi fisici. Questo è bastardissimo, mi ha ucciso un sacco di volte così. C'è un tempismo in questo attacco, per cui il secondo colpo che ti fa, io continuando a premere la rotolata non riesco a rotolare e evitarlo, e quindi muoio. L'ha fatto poche volte, ma non so se sono io troppo lento. Direi che questo è l'ultimo, siamo già fuori tempo massimo. Che in realtà... In realtà un paio di coglioni. Sto streamando in tethering col cavo USB, perché quando streamo collegato USB, cioè collegato in wifi, metto un limite massimo di 5 giga, dopodiché si stacca. Non l'ho mai raggiunto e non penso di raggiungerlo nemmeno stasera. Proprio se ne ho fatti tanti, sto a 3,5. Ho tirato un coltello, sbaglio di tasto. Mi sono distratto. Sto giocando distrattissimo. Quest'ultima non la contiamo nemmeno. Stavo pensando ad altro. C'ero quasi, sì, quello l'ho fatto bene. L'ho fatto bene, sono contento. Quest'ultimo è una caccata. Stavo pensando alla connessione. Niente, dai. Ragazzi, prima di salutarvi, volevo provare una cosa bella. Bella, bella. Cioè, spero, se funziona. E l'altra volta, siccome te Giova ti ricordi sicuro, insomma, chi c'era, ho avuto qualche problema verso fine live, penso perché avevo attaccato microfono e cam a un hub USB non alimentato, penso che la cam per un attimo non abbia ricevuto la giusta alimentazione e si è spenta. Ho avuto un po' di casini, ho avuto anche il dubbio che avessi perso la connessione, invece non era vero, bla bla bla, alla fine si è fatto tardi, vi ho salutati invece di stare a insistere, perché appunto ormai si era fatta una certa la live, il grosso della live l'avevamo già fatto, e quindi non sono riuscito a farvi vedere sta roba. Ve la faccio devo mettere il microfono qua, ve la faccio vedere mo. Secondo me è una cosa molto carina, mi viene scomodo avviarla qua quando ritornerò ad avere una postazione completa, sarà più easy. Poi probabilmente adesso appunto il programma è ancora in beta, quindi non è semplicissimo a far partire, ma se ci arrivo vi dico, capite che cos'è. Allora, innanzitutto mettiamo la schermata di fine, no? Grazie per avermi seguito. E ok, questo non è niente di che, ma metto questa schermata perché voglio avviare una roba che, ripeto, trovo estremamente carina, per ringraziare, insomma, tutti quelli che hanno partecipato alla live. Solo che non è immediata da far partire. Per ora, ripeto, il tool è in beta, si troverà sicuramente un sistema migliore. Vai. Dovrebbero essere partiti. Questi sono i crediti della live, in cui si ringraziano tutti quelli che hanno interagito in qualche modo. Sbittoni, per adesso l'ho chiamata così, quelli che mettono i bit, i mod che mi hanno aiutato, da oggi seguono l'orda, quindi i nuovi follow, e poi i vari resub. Sì, è piuttosto breve, però ripassa appunto. E è bello perché io magari lascio andare la live altri 5 minuti così, con appunto ringraziamenti, col nickname in sovraimpressione di tutti quelli che hanno interagito in qualche modo. Interagito, no, è brutto da dire, perché in realtà molti di voi hanno interagito tipo al Bissassi adesso e prima quando è arrivato in chat, e qui non compare, però mi sembra un sistema abbastanza carino per ringraziare chi ha donato qualcosina, o per anche mio, per riassumere e vedere quali sono stati i nuovi follow, i nuovi sub, i resub. Il sub e il resub sono differenziati, se non sbaglio, nei crediti, per cui anche lì a fine live io posso rendermi conto un po' anche meglio di com'è andata. Mi piaceva, c'era di default, lo mettevano i crediti tipo Star Wars, no? Che vanno su, come si dice, in prospettiva, no? Però al di là che si saldava malissimo con la mia interfaccia, andava bene su uno sfondo nero e basta, non c'entrava un cazzo con niente, no? Stai streamando Star Wars, vabbè, ci sta, ma se no niente. E niente, lo trovo molto molto carino, magari quando diventerò ancora più esperto di tutte queste cose metterò anche della musichetta finale, proprio dei crediti mia, qualcosa che carico io da PC, magari non una roba che venga presa tramite URL. E niente,
Vi saluto davvero, buonanotte e ci riaggiorniamo fra un paio di giorni, mercoledì. Forse mercoledì mi fa compagnia Kate un pochino. Non lo so, staremo a vedere. O magari l'anticipo o la posticipo, dipende cosa facciamo, cosa ci abbiamo in mente. Comunque, in caso vi avviso. Dove vi avviso? Su Discord sicuramente, magari vi metto un post qui su Twitch, ma solitamente cerco il lunedì, mercoledì e venerdì sono appuntamenti che non voglio saltare, a meno che non c'è un impegno veramente urgente. Niente, vado, grazie Bilisballo per i consigli, grasse Giova, grazie a tutti, Albi Sassi, eccetera, 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 grazie mille, buonanotte. Quanto sono lento, saluto.